gruppo noi ci appariamo. E la volata che le è una lama, le ruote alte e le gira ancora, le braccia al cielo e un vaso a tutti, e per la mamma gli è sempre il fior, e per la mamma gli è sempre il fior. Presso l'agenzia Boreal a Bibione sono disponibili appartamenti in affitto e in vendita. Affrettati a prenotare la tua vacanza. E se guardi teleciclismo, dillo all'operatore, avrà uno sconto. Agenzia Boreal, la vostra vacanza al sole. Per informazioni 0431 430428. Buonasera, bentrovati con Teleciclismo. L'argomento di stasera è mountain bike, la specialità del mountain bike, e parleremo poi del trofeo d'autunno che è in pieno svolgimento. Punteremo proprio su questa argomentazione anche per sviluppare la tematica e capire i dettagli anche sotto il profilo organizzativo. Però prima di questo il consueto saluto a Roldano Brione. Ciao, buonasera agli ospiti e ai telespettatori. Com'è andato quest'ultimo fine settimana? Particolarmente intenso perché è stato un fine settimana lungo, no? Bravo, piuttosto lungo perché è cominciato giovedì scorso con la gara nazionale, la Fiera del Riso, Isola della Scala, gara per velocisti. I velocisti non sono mancati, appuntamento quindi con le ruote veloci, e si è imposto Andrea Dal Colli, il corridore della Trevigiani di Dinamo Bottoli. Lì aveva ottenuto l'ottava affermazione stagionale, ha vinto una volata da principe perché ha vinto davanti a grossi velocisti come Ruffoni che ha 9 vittorie, lo ricordiamo, e terzo Dal Cappello. Anche Dal Cappello è sempre lì piazzato, ben 6 terzi posti e un secondo. La Trevigiani è tornata a vincere domenica, la Trevigiani di Dinamo Bottoli, con Zordan che ha vinto a Bernareggio, quindi erano 46 allora le vittorie per la squadra di Remo Mosole. Bravo anche Malucelli, il giovane forlivese della Generali Ballan Coppi-Gazzera, suo primo podio della stagione, il giovane primo anno di esperienza. Dal Colli è ritornato alla vittoria martedì scorso, si è imposto a San Nazaro dei Burgundi, nona vittoria per lui. Anche lì ha battuto un grosso velocista, Nicolò Bonifazio, il corridore della Viris, con 5 vittorie, anche lui il primo anno, quindi 37 vittorie per l'Unione Ciclisti Trevigiani Dinamo Bottoli. Dopo dobbiamo ricordare anche, è un nostro conterraneo, corre a Scandicci a Firenze con la Petroli Firenze, si tratta di Mario Sgrinzato, che a Colecchio, nelle Parmense, la Coppa Città di Colecchio, ha vinto la quarta affermazione per lui in questa stagione. Poi Sbaragli, il trofeo Bianchin, una classicissima trevigiana, arrivo in un plotoncino di corridori, a differenza delle edizioni scorse, volata allo sprint, gara che si è risolta allo sprint con Sbaragli, che dopo le vittorie all'inizio anno, si era imposto l'EDLC a Colecchio, è ritornato alla vittoria. Tanti piazzamenti per lui, un terzo posto al Giro delle Fiandre, piazzatissimo, si era preparato per i campionati del mondo, è riserva, quindi ha voluto un po' rifarsi con la gara di Paderno di Ponzano, vincendo alla grande. Al secondo posto Pietro Tedesco, uno non giovanissimo, è dell'87, il corridore della General Story Medrago Fontana. A proposito di questa squadra dobbiamo dire bravo a Polivoda, il corridore di Billy Ceresoli, 4 vittorie ma è sempre lì, quinto Bianchin, secondo a Scomigo, secondo a Colecchio, a Ledil C, 4 vittorie come già abbiamo detto, e anche parteciperà al campionato del mondo fra i professionisti con l'Ucraina. E questi sono i corridori che si sono messi in evidenza in questa stagione. Dopo la gara allo sprint, come abbiamo detto, la vedremo più tardi, quella di Isola della Scala, e il Bianchin naturalmente.
Sì, stasera due appuntamenti decisamente importanti. Stasera è ritornata anche Chiara, Chiara Sgarbossa, che accogliamo e salutiamo. Bentornata Chiara. Buonasera, buonasera a tutti voi. Eh sì, finalmente sono tornata e sono felice di essere di nuovo qui con voi per il solito consueto appuntamento del mercoledì con Teleciclismo. Con Teleciclismo e con i nostri punti di radiazione che ricordiamo subito per i nostri telespettatori. Certo che non sono variati, allora ci potete vedere da Telechiara, canale 14 del Digitale Terrestre, oppure dalla piattaforma Sky, canale blu 940, in streaming su telechiara.it e da domani la puntata su teleciclismo.com. E quindi questo è il saluto per chiaramente chi ci sta seguendo da casa. Anche stasera daremo puntualmente l'analisi per quanto riguarda le classifiche. Classifiche individuali, classifiche diamante, classifiche per squadre, che oramai è archiviata oramai anche la pausa estiva. Siamo ad un mese circa dalla fine della stagione, per cui stiamo quasi quasi tirando le somme. Ancora non definite le classifiche, in quanto ci sono, prima del completamento di questa stagione, numerose prove e potrebbe ancora cambiare qualcosa. Certamente. Come ho già detto, stasera parleremo di mountain bike, parleremo del trofeo d'autunno, che è una delle challenge, ecco, usiamo questo termine, che gode di grosso prestigio. Ne parleremo con gli ospiti che sono già qui con noi stasera e che allora presentiamo. Andiamo subito a presentarli. Ho il piacere di presentare qui con noi Luciano Martellozzo, organizzatore del trofeo d'autunno e componente della Commissione regionale Fuoristrada. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuto. Ancora un benvenuto a Giuseppe Clementi, presidente La Perla Verde. Buonasera. Buonasera. Benvenuto anche a Cristiano Bettarello, presidente Zero Absolute Mountain Bike. Buonasera. Ed infine un benvenuto anche a Walter Prataviera, che è maestro di mountain bike e direttore della scuola di mountain bike Velociraptor. Buonasera. Buonasera. Buonasera quindi ai nostri ospiti, grazie per essere qui. Un argomento decisamente interessante, il fuoristrada, e quindi che definiamo come le ruote, no, grasse, perché la bicicletta proprio ha queste caratteristiche. Ma prima di addentrarci nello specifico e con Luciano Martellozzo, volevo subito fare una puntualizzazione sul trofeo d'inverno. Insomma, quando nasce, come nasce insomma, l'idea, no, di dare corpo e vita ad un'organizzazione così importante che racchiude poi il meglio, no, del ciclismo della nostra regione? All'inizio agli albori è partito quasi come una scommessa, sembrava la classica americanata perché c'era la moda della mountain bike, tanti rapporti usati, una volta torno indietro di una trentina d'anni come ho detto, e la stagione invernale era molto più cruda, tra virgolette, non si usciva sempre con la specialissima, per noi è diventata la scoperta del territorio, perché certi posti, anche nella nostra zona pianeggiante, si andava alla scoperta del territorio. Ecco, con questo flash è partita, diciamo, la mountain bike, non esisteva la federazione per quanto riguarda il fuoristrada, c'era il ciclocross, naturalmente una delle specialità più anziane, e così con una scommessa è partita la mountain bike, è diventata specialità olimpica, ma di strada ne è fatta tanta. Il paradosso di Venezia e la mountain bike potrebbe far ridere con la parola stessa, è nata appunto dalla nostra, diciamo, terra piana, dalla laguna, dagli argini, dai fiumi, e lì è nata la mountain bike. Sembra, l'ho già detto, una cosa strana, ma questa vi posso assicurare, ci sarà un libro che mi auguro di avere la possibilità di presentare. Parleremo anche di questo. Sì, è un aneddoto molto curioso, perché secondo me non molte persone sanno come è nato il mountain bike. Veramente, uno non si lo immagina so. In montagna chiamandosi mountain bike, una specialità relativamente giovane. È questa la parola, c'era una scommessa col primo mezzo, ho avuto la fortuna di provarlo e da lì è nata questa, diciamo, all'inizio moda, poi è diventata una realtà. Posso ricordare, sempre, lo dico sempre nelle cronache, un ragazzino di 11 anni accompagnato da suo papà, e parlo di Marco Bui, diventare poi campione del mondo, vincere 5 titoli italiani, internazionali d'Italia e quant'altro. Questo è un ragazzo che, dove i meriti naturalmente sono suoi, ma è partito proprio da Venezia. Si è ricavata quindi un suo spazio all'interno del mondo ciclistico nazionale ed internazionale, da prima in sordina e adesso in una situazione,
possiamo dire che è una specialità di nicchia per una disciplina che sta riscuotendo, come hai detto, importanti affermazioni. Ma il richiamo agonistico che questa vostra iniziativa, e faccio riferimento ancora al trofeo d'autunno, che cosa ha portato in questi anni? Innanzitutto sono trascorsi 20 anni oramai, sì, dalla prima edizione. Sì, una ventina d'anni. Ecco, in questo percorso, che ritengo in continua crescita, qual è stata la risposta degli appassionati innanzitutto? Allora, il movimento amatoriale ha subito colto al volo, ma quello che fa diciamo, l'attenzione principale è rivolta ai giovani. Adesso siamo appena partiti in questa stagione nuova, ci sono novità. I ragazzi, i giovani, abbiamo una punta superiore ai 100 unità per ogni manifestazione, i ragazzini si divertono, sono accompagnati dai genitori e questo ci dà la forza. Il Veneto può vantare che siamo tra i primi, nota bene, nel cross country, a non far pagare nessuna tassa per quanto riguarda le categorie agonistiche. I ragazzi, in più, come su strada, abbiamo il montepremi in denaro. Questo grazie alla Commissione regionale del fuoristrada Veneto. È stato anche un trampolino di lancio per tanti campioni che dopo di strada, guarda, senza nominare sempre Cadel Evans, l'altro giorno fra i dilettanti l'Astico Brenta è stato vinto da un romagnolo, un certo Roberto Giacobazzi, che arriva dal mountain bike, sicuramente l'ultimo vincitore del Giro d'Italia, sapete tutti, arriva dalla mountain bike. Non parliamo di Rasmussen, di sì, Dario Cioni, sì, di tantissimi altri campioni che vengono da questa disciplina. Ma torno a ripetere, i ragazzi, i giovani sono quelli che danno la forza al circuito a continuare ad andare su questa strada. Ecco, dopo negli approfondimenti parleremo anche del numero di tesserati per quanto riguarda il Veneto in ambito nazionale per capire la portata del movimento. E ritornando al trofeo d'autunno vorrei puntualizzare ancora quante sono le società interessate, o per meglio dire quante sono le prove che danno vita a questa challenge, però dopo aver visto il nostro primo filmato. Prego, allora Chiara. Lanciamo subito il nostro primo contributo che ci porta a San Vendemiano in provincia di Treviso e vediamo il giro dei colli per la categoria allievi. Da San Vendemiano in provincia di Treviso con il Veloclub San Vendemiano, quindi con Fabrizio Frullan il presidente, e con il San Vendemiano Cycling Team Gino Mazzar, mentre vediamo anche il team manager di questi sodalizi, il vicepresidente del Comitato Regionale Veneto Renzo Zanchetta. Siamo con la categoria degli allievi, si corre il 21esimo Gran Premio Giro dei Colli, trofeo Cetolin Arredamenti su misura, una gara che prevede un circuito iniziale 3 tornate di 9 km e 700 metri prima di andare sui colli del Conelianese. Un taboga, un su e giù continuo con ben 3 Gran Premi della montagna per questa manifestazione giunta oramai alla 21esima edizione che riscontra sicuramente una buona partecipazione sia per il tracciato di gara sia per la professionalità con la quale organizzano questi sodalizi, e vale a dire il Veloclub San Vendemiano e il San Vendemiano Cycling Team. Si corre al mattino con un gruppo formato da 95 corridori che girano nei dintorni da prima di San Vendemiano e poi quel tratto che fa vedere le bellezze paesaggistiche dei colli per l'appunto. Il gruppo che si controlla con situazioni che per il momento dal punto di vista spettacolare non danno relativamente poco, ma ben presto scattano gli allunghi e l'affondo è proposto da Giulio Prestrin della Sacilese assieme ad Alessio Battistin del pedale Marenese. L'azione che proposta da questi due atleti dà subito la nota giusta, positiva, per l'uscita dalle retrovie di altri corridori e ben presto il drappello al comando diventa più numeroso. Non perdono l'opportunità, insomma, alcuni corridori che escono dal gruppo. Eccoli qua, i primi due sono Lorenzo Fabrello, corridore del Veloce Club Schio, e Simone Moro di Sprint Vidor
Torre ed il Soligo la Vallata. Sono questi due che vanno subito alla ricerca degli attaccanti e si formerà fra pochissimo un quartetto al comando. Vediamo i corridori appunto in un tratto che comincia a diventare impegnativo, se non selettivo del tutto, quando la strada comincia a salire e ci si addentra proprio su quello che è il titolo della corsa, il Giro dei Colli. Sono questi i colli che ospitano la competizione. Alla guizza, primo Gran Premio della Montagna, poi il secondo Gran Premio della Montagna sarà in località San Pietro di Fleto per poi andare sul Monte Nero a 11 km dalla conclusione, dove avrà termine la parte più impegnativa di questo tracciato e si planerà giù verso San Vendemiano per concludere sul traguardo in Viale De Gasperi dopo 81 km. Ma ritorniamo con le immagini sulla testa della corsa, che nel frattempo si è un po' assestata proiettando al comando questo plotoncino. C'è Alessio Battistini del pedale Marenese, trevigiano di San Polo, che conduce l'azione. Infatti dalle retrovie sui quattro rientrano anche Nicola Breda del Veloclub San Vendemiano, c'è anche Jean Petelin della Sacilese, Stefano Ciardo di Virgo Cycling Team, poi Michele Dalmolin, un altro dei corridori del Veloce Club Schio, Stefano Gandin, un altro dei corridori del pedale Marenese. Fra questi che ho citato troviamo anche corridori che sono riusciti a mettere in sacoccia risultati importanti quest'anno. Vediamo nel frattempo da dietro il gruppo che cerca il recupero con Dalozzo della Sanfiorese, poi ci sono i corridori della San Vendemiano, la società organizzatrice, come Matteo Coll, come Erjon Cucci, come Borgolotto, che sono là con Canciana anche nelle primissime posizioni per dare vigore all'azione di recupero. Rimaniamo con le immagini proprio su questo drappello che sulla testa del gruppo che accusa quasi un minuto di ritardo, mentre osserviamo ancora alcuni passaggi suggestivi. Siamo sulla discesa delle Mire, quella che porterà i corridori verso Cozzuolo, un altro strappo prima di dirigere verso Carpesica e quindi sul Monte Nero. Il gruppo sta sempre inseguendo questa azione nata un po' alla Chechitella proprio nei primissimi chilometri e che sta avendo successo. Si danno un grande affare là davanti e quindi è una situazione difficile da recuperare anche per il plotone. Dicevamo Veloclub San Vendemiano che organizza questa manifestazione, il Veloclub San Vendemiano che dopo l'internazionale, dopo la gara per esordienti, la due giorni di San Vendemiano con la notturna, ha proposto qualche settimana fa anche l'arrivo di tappa del Giro della Padania, gara per professionisti, quindi una grossissima attività svolta da questo sodalizio nero-verde che opera nell'Interland del Conegliano. Situazione ancora per ciò che riguarda la testa della corsa. In coda è Giulio Pestrine, corridore che ha proposto questo attacco con Alessio Battistin, il friulano di Rivignano, due vittorie, due volte secondo, due volte terzo, ecco lo vedete con il dorsale 104, mentre con l'inquadratura ritorniamo sulla testa della corsa, dove mulina sui pedali, come si vede, Lorenzo Fabrello del Veloce Club Schio, e torniamo anche su Alessio Battistin, il corridore del pedale Marenese. Si è formato questo drappello forte di nove corridori che hanno subito trovato un accordo perfetto che ha favorito, diciamo, questa azione e ha incrementato gradatamente il vantaggio che ha superato ampiamente il minuto. Da dietro hanno provato in tutti i modi in questa parte, diciamo, centrale della corsa per poter neutralizzare, non c'è stato nulla da fare, mentre osserviamo ancora questo manipolo di corridori che affronta le parti caratterizzate della competizione, mentre la seconda parte, la fase che ci avvicina al traguardo, è ormai entrata nel vivo. Sì, siamo ormai entrati nel vivo, qui stiamo per dirigere verso il Monte Nero, quindi la corsa sembra ormai fatta per la testa che sta comandando in questo momento, sicuramente un solo uomo del Veloclub San Vendemiano nei primi nel drappello di battistrada, non è certamente tanto, quindi da dietro, come abbiamo visto in precedenza, anche i ragazzi di Andrea Zanchetta erano là davanti per cercare di chiudere su questo tentativo.
La strada ancora presenta leggere pendenze, non cambia la conformazione per quanto riguarda i corridori a comando, che vi ricordo sono Pestrine, Battistin, Fabrello, Moro, Breda, Petelin, Ciardo, Dal Molin. Questi i 9 corridori in testa. Vediamo là con il dorsale 47 Simone Moro, il corridore della Sprint Vidor. Ritorniamo ancora su Battistin, che ha svolto un grosso lavoro in questa fase. C'è Gian Petelin, 105, appunto, è il corridore della Sacilese, una vittoria anche per lui nella stagione corrente, con il dorsale 91 Ciardo, che arriva dal Virgo Cycling Team torinese di Combiano. Questo corridore, una vittoria anche per lui. In coda abbiamo visto Nicola Breda del San Vendemiano, 2 vittorie, 2 volte terzo. Vediamo ancora un'azione, una progressione di Gian Petelin. Sì, la Sacilese è qui presente con 2 uomini, con Petelin che in salita sa girare bene e poi con Pestrin molto veloce. Attenzione a questo corridore in caso di arrivo allo sprint, mentre passiamo sull'ultimo GPM, quello del Montenero. Terminate dunque le asperità con questa classica salita che è racchiusa appunto all'interno dei colli e del giro dei colli, mentre si va giù c'è un leggero scolamento. Vediamo soltanto 4 corridori là nelle primissime posizioni, ma è soltanto un episodio di brevissima durata. Infatti anche gli altri riusciranno a rientrare, a portarsi ancora nelle posizioni di testa. Difficoltà per Alessio Battistin, che è stato protagonista fin dall'inizio di questa azione, il corridore del pedale marenese, ma si ricompatterà il plotoncino al comando, quindi un gruppetto ristretto che vola verso la conclusione, anche se c'è da arrancare un pochino, come abbiamo visto nelle immagini precedenti. Prima della conclusione sottolineiamo ancora, in quanto a organizzazioni, a fine ottobre qui a San Vendemiano, sempre con l'organizzazione del Velo Club San Vendemiano in collaborazione con Johnny Fregonese, ci sarà la partita della solidarietà, quel torneo a 3 con il 15 di marca, con i professionisti in attività e con gli ex professionisti. Ritorniamo con le immagini ancora sul gruppettino che sul tratto piano vola verso il finale. Sono rimasti 8 i corridori a contendersi in queste ultime battute della corsa. C'è Stefano Gandin, pedale marenese ancora, 2 vittorie, 3 volte secondo per il corridore di Santa Maria di Piave, mentre il traguardo è lì vicino e sarà uno sprint a ranghi ristretti per l'appunto, che porterà sul traguardo di San Vendemiano questi corridori. Ecco che vediamo con il dorsale 2 Nicola Breda, corridore di casa, corridore del team organizzatore. Si prepara il finale e vedremo che cosa ci riserverà questa competizione. Pochissimo ormai al termine, vediamo i viali proprio che caratterizzano la zona di San Vendemiano e quindi il traguardo è vicinissimo oramai. Eh sì, siamo oramai agli spiccioli, il drappello si è ricomposto, una partita da lontano che ha avuto buon gioco, ha messo fuori causa tutto il plotone e quindi saranno questi a giocarsi allo sprint il 21esimo giro di colli trofeo Cetolin arredamenti su misura. Saranno questi i corridori che andranno sul traguardo di San Vendemiano. Petelin e Pestrin, compagni di squadra alla Sacilese, sono là davanti in prima e in seconda posizione a pilotare, a imporre il ritmo. In terza ruota abbiamo visto con il 96 Lorenzo Fabrizio del Veloce Club Schio, ma sono tutti là pronti a mettere un sigillo importante in questa competizione che si colloca praticamente quasi al termine della stagione agonistica. Tanto agonismo comunque in ogni caso nel gruppo, che abbiamo detto formato da 95 corridori schierati alla partenza. Ancora la Sacilese però davanti, con Petelin che sta favorendo Pestrin. Pestrin è il più veloce, potrebbe giocarsi bene la vittoria in questo gran finale, quindi Jan Petelin si mette a disposizione del compagno di squadra, tiene sull'andatura, tiene alto il ritmo per evitare gli scatti da parte degli altri concorrenti e siamo alla conclusione.
Eccoci qua sulla dirittura che ha ospitato innumerevoli competizioni di notevole importanza, ora con gli allievi e lo sprint e la progressione bella di Fabrello, Lorenzo Fabrello, Veloce Club Schio su Gandine, Pestrine, Ciardo, Breda, Moro, Dal Mulino e Peteli. Poi per arriva Mirko Danesina, un primo e 0,4 e poi vedremo lo sprint del gruppo che termina a un primo e 40 secondi regolato da Filippo Stefanin. 81 km, 500 metri, 2 ore e un primo, la media 40, 131. Lorenzo Fabrello, la fuga è partita in modo un po' anomalo, da lontano, però alla fine l'avete portata a termine. Sì, perché c'era molta collaborazione tra i fuggitivi, tra noi fuggitivi in testa e quindi dandoci il cambio uno, l'uno con l'altro, dandoci una mano, siamo riusciti a tenere lontano il gruppo dalle nostre ruote. Battere in volata questi sette compagni di fuga non era così semplice. No, certo non era semplice, però un gran ringraziamento va al mio compagno di squadra, a Michele Dal Mulino, che mi ha tirato la volata dai 300 metri. E inoltre volevo dedicare questa vittoria a Matteo Cocco, che è un mio compagno che purtroppo è scomparso nel mese di febbraio. Fabrizio Furlan, presidente del Velo Club San Vendemiano. Beh, sicuramente una grande gara, una grande classica di fine stagione ormai riconosciuta se non altro a livello regionale per la categoria allievi. Avevamo un nostro portacolori, mi pare abbia fatto un quinto posto, non è veloce, quindi complimenti a lui, complimenti alla squadra allievi, non solo per questa gara ma per tutto l'anno. Andiamo dallo studio di teleciclismo, prima di andare avanti, considerato che abbiamo rivisto la registrazione della prima parte della puntata, Rodano, dobbiamo fare una rettifica. Sì, perché avevo un dubbio, quindi abbiamo rivisto la prima parte e infatti ho sbagliato, ho detto 37 le vittorie della Trevigiani di Raymond Bottoli, invece sono 47 vittorie. Poi rivedremo anche nei filmati successivi dettagliatamente anche questo aspetto. Adesso però è giunto il momento di vedere le nostre classifiche, le classifiche di Diamante, quindi via la sigla. Oro Gildo Commercio Preziosi. Azienda specializzata nella vendita di articoli di oreficeria e gioielleria di alta qualità. Propone un'ampia scelta d'argenteria e cristalleria, bomboniere e premiazioni sportive. Lo stile, l'assortimento e la preziosità dei materiali ne fanno la proposta ideale per accontentare le vostre esigenze. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. E vediamo le classifiche individuali, categoria Elite e Under 23. Sempre al primo posto Davide Villella del team Colpac, 185 punti per lui. Secondo posto a Fabio Aru, Pallazzagole Dent, 179 punti. Terzo posto sempre Enrico Barbin di Trevigiani Dynamo Bottoli con appena un punto di meno, 178. Ed ora aggiorniamo anche la classifica Juniores. Per la categoria Juniores trionfa sempre al primo posto Federico Zurlo, postumi a 73 Dino Oliviero, 198 punti per lui. A seguire con 151 punti Giacomo Peroni di Assali Stefan Cadi David e a seguire terzo posto con 130 punti un nuovo entrato Umberto Orsini di Polisportiva Monsumanese.
Ed ora gli allievi. Al primo posto per gli allievi troviamo Gabriele Giannelli, GC Romagnano, 117 punti. Secondo posto a Davide Ostorero, ciclistica rostese, con 102 punti. Al terzo posto con 88 punti, Daniel Marcellusi di Tutti a Ruota Cicli Montanini. E riprendiamo ora con i nostri dialoghi, con i nostri ospiti e con Giuseppe Clementi, che a dire di essere presidente del gruppo sportivo La Perla Verde, parleremo poi anche di prossimi impegni organizzativi, ma è componente della Commissione Nazionale del Fuoristrada e del Mountain Bike. Ecco, qual è la portata dell'attività per quanto riguarda innanzitutto gli aspetti organizzativi, sia in ambito veneto che nazionale? Sì, l'attività ormai, diciamo che in ambito veneto siamo fra le regioni che hanno avuto un maggior sviluppo, una maggiore ricerca sull'organizzazione, e abbiamo anche negli ultimi anni, adesso abbiamo anche i vari frutti che vediamo ogni domenica sui campi di gara, con un aumento. Mi ricordo 10 anni fa avevamo sulle gare 3, 4, 5 esordienti allievi, oggi ci ritroviamo con 50 esordienti, 50 allievi. I risultati di questo si vedono a livello regionale, con queste partecipazioni si vedono a livello nazionale, quando abbiamo l'ultimo mondiale portato 4 under 23 sui primi 10 posti. Pertanto questo è il risultato di investimenti, di lavoro fatto in tutte le regioni, in special modo qui al nord, perché due sono friuliani, uno veneto, l'altro altoatesino. C'è un coordinamento che arriva dai vertici, quindi dalla commissione ovviamente che dà le indicazioni, è così? La commissione stila il regolamento per nazionale, per tutte le prove, cui dà le direttive sull'organizzazione quasi a 360 gradi, sull'impostazione dei percorsi, come vanno organizzati, come vanno predisposti, zona arrivo, zona partenza, numeri, tutto. Poi ogni regione questo lo prende e lo applica. Noi nel Veneto stiamo cercando di applicarlo quasi alla lettera, diciamo, tutti, anzi cerchiamo anche di migliorare, perché abbiamo predisposto anche un regolamento regionale in cui andiamo a precisare certi punti, perché come equiparare gli esordienti allievi della mountain bike alla strada, siamo l'unica regione che diamo i montepremi in denaro e tutto quello che ne consegue, che non è previsto sul regolamento nazionale della mountain bike. Però per non sentirsi inferiori, per mettere i bambini allo stesso livello, abbiamo deciso che uno faccia strada, uno faccia mountain bike, uno, devono essere tutti uguali. Pertanto abbiamo dato anche queste ulteriori direttive rispetto al nazionale. Poi c'è anche un frazionamento, uso forse un termine improprio, per quanto riguarda all'interno della specialità della mountain bike, le attività che hanno delle suddivisioni come XCO, XCM, ecco, proprio per dare un senso a queste sigle, perché non è proprio dentro, no, al sistema, non è comprensibile, insomma. Cosa sta a significare? XCO, XCM rappresentano i vari tipi di prove. Una è un cross country classico olimpico XCO, poi c'è la point to point, che sono le gare sopra i 42 km, poi ci sono le gare sopra i 60 km, sono delle marathon. Ecco. Le sigle stanno a indicare questi tre tipi di prove, e a seconda poi delle varie prove possono partecipare naturalmente le varie categorie. Naturalmente gli esordienti, allievi non possono partecipare alle gare di lunga durata, possono partecipare solo al classico cross country olimpico, è quello che usiamo maggiormente qui, special modo in Veneto. Ecco, per quanto riguarda le marathon, tanto per fare un esempio, campionato italiano, europeo e del mondo che si è corso a Montebelluna, quella è la specialità marathon. Per quanto riguarda invece il trofeo d'autunno, in quale settore si colloca? Il trofeo d'autunno è un cross country classico olimpico. Praticamente sono gare a giri che hanno una durata compresa sul circuito, che poi a livello di regolamento è prevista per ogni categoria un tempo medio di percorrenza che va dai 30 minuti della categoria esordienti, 50 allievi, come ciclocross praticamente? Non ha un chilometraggio, ma va a tempo? Non va a tempo, ha un tempo indicativo.
diciamo che una gara normale, mettiamo esordienti, dovrebbe essere intorno ai 30 minuti, poi che siano 25 o 35 non è che cambi molto, molto, però la percorrenza è determinata. Esatto, gli amatori hanno un'ora e 15 minuti, gli elite hanno un'ora fra l'ora e 30 e l'ora e 45. Queste sono le indicazioni che vengono dall'UCI sui regolamenti internazionali, che sono state riportate sul regolamento nazionale e che si cerca sui giri che si hanno in programma di far rientrare in quel lasso di tempo, insomma. Poi no, mentre diciamo il ciclocross ha il tempo stabilito più il giro, lì invece è un tempo indicativo. Su questa argomentazione ritorneremo ancora perché ho altre curiosità. Adesso però, Chiara, è giunto il momento, del nostro secondo servizio che ci porta in provincia di Pordenone a Polcinigo e vediamo la Polcinigo Tramonti di Sopra per la categoria Juniores. Permac, soluzioni per il futuro. Pavimenti e rivestimenti in resina Sintocrete Floor per il settore commerciale e industriale. Permac a Conegliano. Oro Gildo, a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Siamo al primo Gran Premio Chaldebrandt Polcinigo Tramonti di Sopra con Adriano Nadal, vicepresidente della Sacilese. L'idea di questa gara da dove è sorta? Beh, questa gara arriva da una richiesta fatta dal Comitato regionale in quanto c'era da recuperarla rispetto a un impegno che era di un'altra società della regione. Quindi in pochi mesi siamo riusciti a organizzare questa manifestazione. Abbiamo trovato il Chaldebrandt che ci ha ospitato e tra la località di Tramonti di Sopra, la Proloco e il Comune che hanno voluto che comunque si facesse questa manifestazione, quindi ci hanno chiesto un supporto in merito e oggi siamo qui a gareggiare su questa bella competizione. Particolarmente numeroso il numero dei ragazzi partenti, questo ci rende orgogliosi di aver ottenuto questo risultato di partecipanti con una manifestazione che non era nei nostri programmi ma che comunque siamo riusciti a gestire al meglio. Tracciato particolarmente interessante, ci sarà un primo percorso di 52 km che ci porterà al circuito di Tramonti di Sopra. Lì c'è una salita di 1 km che sarà da ripetere per ben 10 volte e sicuramente farà vedere quelli che sono i ragazzi che hanno dei talento in salita o comunque che sanno stringere i denti. Un bel arrivo che si presenterà in piazza di Tramonti di Sopra e vedremo insomma chi sarà il vincitore di questo primo Gran Premio Chaldebrandt Polcinigo Tramonti di Sopra. Come vicepresidente mi sento il dovere di ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per l'aiuto di questa manifestazione, in primis le persone che con le bandierine si mettono a dare la sicurezza a questi ragazzi sulla strada, le Proloco e le componenti politiche che ci hanno permesso di organizzare con la loro sponsorizzazione questa parte di manifestazione, i nostri sponsor che sono sempre vicini a questa società e ci permettono di organizzare manifestazioni di alto livello. E per chi forse non lo sapesse, questa è già l'8ª manifestazione che organizziamo nell'anno, quindi il supporto che ci hanno dato questi sponsor è stato particolarmente importante e ancora una volta dobbiamo ringraziarli per il grande aiuto che ci danno. Partito intanto questo primo Gran Premio Chaldebrandt da Polcinigo a Tramonti di Sopra, con la ciclistica sacilese Punto 90 ad organizzare questa manifestazione. Quindi dopo la categoria di giovanissimi di 8 giorni prima a San Giovanni di Livenza, eccoci ancora con il sodalizio friulano che mette in cantiere questa bella prova riservata alla categoria degli junior. Il primo tratto in linea, poi si entra in un circuito da ripetersi per 10 volte, un locale circuito dove, nel quale è inserito una salita di 1 km ad ogni tornata. Complessivamente sono 104 km e 750 metri. La corsa prende subito una piega decisamente agonistica con degli attacchi che si propongono inizialmente.
Vediamo, abbiamo visto le immagini su Elie Botosso del Junior Team Fontana Freda e Cristian Rosso della Rinascita, che agganciano Andrea Carolo di Caneva, Matteo Fabbro del Pedale Ronchese e Martin Ottonicar di IT Casinò. E sono 5 i corridori che allungano su un gruppo forte di 108 corridori, nel quale troviamo anche 3 donne. Si tratta di Elena Cecchini, Francesca Cauzze e Giada Borgato. Eccoci qua, nel frattempo siamo in quella di Vigonovo con la testa della corsa che sta dirigendo verso il circuito di Tramonti di Sopra, questa località che l'anno scorso ha ospitato un'altra gara per junior con arrivo a Forcella Rest, una località veramente da visitare perché è una valle stupenda quella di Tramonti di Sopra e facilmente anche accessibile con una bella strada. Ma ritorniamo con le immagini sulla testa della corsa, su questo quintetto che si sta dando un grande affare. Eccolo là l'immagine su Cristian Rosso, Rinascita, Sacilesi Ormelle, dorsale 1 e di San Vito di Fagagna, provincia di Udine, poi con lo dorsale 85 Andrea Carolo, già accreditato di 3 vittorie nella stagione corrente, Elie Botosso, dorsale 99 del Junior Team Fontana Fredda. Intanto ci soffermiamo anche sulle bancarelle che caratterizzano questi luoghi, mentre con le immagini ritorniamo sul gruppo che aveva accusato un primo e 50 secondi di ritardo sul quintetto al comando. Si sta risvegliando dalle retrovie il gruppo, vedete questa lunga fila indiana, vedremo fra poco che cosa succede. E sicuramente il gruppo adesso sta cercando di recuperare questa azione che va avanti oramai da parecchi chilometri. Stiamo entrando proprio nella valle tramontina, eccoci qua con lo sfondo, con le immagini veramente Tramonti di Sotto, qui siamo, poi si dovrà arrivare a Tramonti di Sopra. Siamo sempre con le immagini sul gruppo che sta cercando di recuperare un'azione che, come abbiamo già detto, è durata tantissimi chilometri. Sì, una 50 di chilometri infatti dell'attacco dei 5, adesso però da dietro stanno suonando la carica proprio, si va alla ricerca dei fuggitivi ed è Vito Provenzano del team Danieli, corridore siciliano, arriva da Marsala con la sua affiliazione siciliana del team Danieli, aggancia il quintetto al comando, si riporta sotto, poi ci sono rimescolamenti quando la strada scende, la corsa che è entrata su questo circuito diventa maggiormente viva e palpitante. Eh sì, qui questo chilometro di salita mette le ali ad un Mirko Padovan, già protagonista nella gara di 8 giorni prima in quella di Cividale, anche lì si era espresso bene quando la strada saliva e ora ci riprova qui su questo chilometro del circuito di Tramonti di Sopra. Mirko Padovan della Industrial Forniture Moro, al quale lì si accoda subito dietro Cristian Rosso della Rinascita Sacilesi Ormelle. Si forma così questa coppia al comando. Eccoci qua, infatti adesso è Cristian Rosso che conduce, gli si alterna Mirko Padovan. Quando la strada poi scende, anche in questa occasione c'è possibilità e opportunità per nuovi rimescolamenti, e la corsa non è chiusa, la corsa è apertissima in questo punto. Vediamo il gruppo molto frazionato, il circuito è difficile, qui c'è da faticare e quindi il gruppo allungatissimo in questo frangente, davanti si sta scatenando ancora la bagarre, suggestiva questa immagine con gli abitanti del luogo, mentre ripresi Padovan e Cristian Rosso si ripropongono al comando Griselin e Lisde. Un'altra coppia dunque che cerca lo sganciamento, che cerca la selezione, il friulano di Pordenone Lizze con Massimo Griselin che arriva da Schio, ambedue sul podio quest'anno, hanno già gustato il sapore della vittoria. Con questa azione, eccolo qua, appunto Massimo Griselin, Villadose, Angelo Gomme e Seid Lizze di CF Banca della Marca, sembra anche dall'impronta e dall'impronta, immagini che vi possiamo far vedere, che ci sia un buon accordo, il ritmo sembra sostenuto, ma da dietro, eccoci qua, questi sono i più diretti inseguitori, non è che hanno alzato bandiera bianca, però da quello che si può vedere non è che siano in grado finora in questo momento ad organizzare un tentativo consistente di ricongiungimento. Giro dopo giro la corsa si sta letteralmente sgranando, il gruppo si è praticamente dissolto, ci sono drappelli che inseguono.
muovono con vari distacchi, quindi si sta facendo dura ed interessante questa bella corsa partita da Polcenigo che terminerà a Tramonti di Sopra, ben organizzata, ma anche il percorso è davvero stupendo. Davanti sempre 6 Leeds con Griselin, mentre dietro si stanno avvicinando Botorso assieme a Trabucco, che stanno andando a riprendere la testa della corsa, e tra poco si formerà il comando un quartetto, mentre vediamo dietro gli immediati inseguitori, come avevamo già detto, tutti sgranati. La corsa sta veramente diventando dura. Lorenzo Trabucco, poi Pessotto, Padovan, Stringer, Castello, Felette, Longo, Vendrame, Campagnolo, Salvador, De Bellis, Corà, Nicodemo, Petelin e Katransmik sono i diretti inseguitori, e quindi per la coppia al comando, eccola qua che stiamo vedendo in questo momento, ci sono i ricongiungimenti, Sed Liz che vediamo in seconda posizione, Greselina un po' più avanti. La situazione cambia, cambia perché c'è Alberto Nicodemo, eccolo qui, dorsale 100 per Alberto Nicodemo, Junior Team Fontana Fredda, che prova ad affondare in questo momento della corsa. Sembra un pochino appesantita la sua azione, però sta cercando di non cedere, ecco, all'incalzare dei diretti avversari. C'è Mirko Padovan, Industrial Forniture Moro, che arriva sulla scia di Nicodemo. Si riforma questa coppia Nicodemo Padovan, ma poi la condizione veramente eccezionale di Mirko Padovan, Industrial Forniture Moro, come abbiamo già detto, protagonista anche 8 giorni fa in quelle di Cividale, lo porterà da solo in testa alla corsa. Ecco qua, rilancia l'azione il corridore del team Spercenigo e il corridore di Franco Brugnotto, di Sergio Florian, ed è eccoci qua con la testa della corsa. Solitario Mirko Padovan sta andando ad inseguire la prima vittoria stagionale. Veramente ha palesato negli ultimi giorni una condizione strepitosa e lo ha portato direttamente sul traguardo di Tramonti di Sopra. Un arrivo solitario per il corridore dell'Industrial Forniture Moro. Ci sono i complimenti del pubblico, il battibano, Mirko Padovan, Industrial Forniture Moro, dunque, che vince. Seconda posizione per Alberto Nicodemo, Junior Team Fontana Fredda, ottimo protagonista pure lui. Attendiamo per il terzo posto, eccolo qua, Enrico Salvador di Caneva Gran Ciclismo, seguito da Lorenzo Trabucco della Sacilese Ormelle, poi Patrick Felette con De Bellis a seguire, Pessotto, Petelin, Greselin e Longo al decimo posto. Una gara molto dura questa, però tu l'hai conquistata alla grande. Ma sì, finalmente dopo tanto sono riuscito a vincere. Ah, forse ho azzardato un pochettino a partire meno due giri, però è andata bene così, sono contento, finalmente una vittoria. È la tua prima vittoria quest'anno? Ma no, quest'anno, in tutta la carriera, sinceramente, per quello finalmente è un bel inizio, perché c'è ancora un anno e posso ancora vincere. Una bella chiusura qua su a Tramonti della Challenge della provincia di Pordenone. Una bella chiusura sicuramente, una giornata migliore non la potevamo sperare. Io sono passata davanti ai corridori, un'organizzazione impeccabile, come del resto è regola e tradizione della società ciclistica sacilese. La provincia ha investito bene in queste manifestazioni che, come ricordo, hanno raccolto tutte le nostre società pordenonesi per la categoria juniores. Abbiamo voluto anche seguire un po' le direttive che ci sono state date dalla federazione e coinvolgere tutti i tipi di disciplina. Il vincitore è Marco Corrà, che già ha vinto la maglia di traguardi volanti a Lunigiana, è un ragazzo dei nostri vivai, quindi un'altra prova che i nostri vivai, anche se tra virgolette sono vivai di provincia, sanno dare degli ottimi campioni e degli ottimi atleti. Noi siamo a fine mandato, fra poco andremo ad elezioni, vediamo i prossimi responsabili del comitato se avranno intenzione di continuare questa bella manifestazione. Challenge della provincia di Pordenone termina con questa prova e vincitore Marco Corrà. È stata una identificazione nella stagione continuativa da parte tua in qualsiasi campo, in qualsiasi tipo di competizione? Sì, la Challenge si snodava su più prove, sia in pista che a cronometro che su strada. E premiavo la continuità, me la cavavo anche in pista, quindi sono riuscito ad acquisire un vantaggio e da gestire l'ultima prova dura. È andata bene, dai.
amministrato e finita nel migliore dei modi. Eccoci qui ancora in diretta dallo studio di teleciclismo, vediamo subito le classifiche per club, quindi via la sigla. E vediamo la classifica a squadre. Per la categoria Elite Under 23 domina su tutti gli altri UC Trevigiani Dynamo Bottoli con 1013 punti. Secondo posto per Carrier Vega Track Valdarno con 738 punti e al terzo posto Team Colpac 611 punti. Juniores. Per la classifica a squadre juniores, al primo posto Work Service Brenta, 283 punti. Secondo posto per Assali Staff NGS Cadi David, 254 punti. E al terzo posto Polisportiva Monsumanese, 240 punti. Ed ora allievi. Per la categoria allievi la squadra al primo posto è ancora GC Romagnano con 170 punti, secondo posto per Busto Garolfo 156 punti e terzo posto del podio a Sprint Vidore di Il Soligo e la Vallata con 134 punti. Completate le classifiche ancora con i nostri ospiti e passiamo a sentire Cristiano Bettarello, presidente di Zero Absolute. Prima della domanda faccio un inciso, sono 10 le prove del trofeo d'autunno, a voi tocca domenica prossima. Quindi, a noi tocca domenica prossima, quindi sì, alla finale. Sta bollendo, no, la situazione nella sicuramente vigilia. Sicuramente bolle, com'è la fermento, situazione? Il fermento è alto, nel senso che fortunatamente attraverso una macchina organizzativa sicuramente già collaudata negli anni, ma che vede un qualcosa di nuovo almeno per quel che riguarda l'organizzazione della finale, per cui già ringrazio un comitato che è stato appositamente costituito già un anno fa per fare degli esempi più grandi, siamo riusciti a portarla anche quest'anno alla fine questa Veneto Cup con la nostra manifestazione a 90 di Piave, sicuramente un attimino rivista nell'aspetto organizzativo, soprattutto nell'ambito logistico, perché già ci scusiamo come comitato organizzatore per eventuali disagi dovuti da spostamenti che siamo costretti a fare a causa dei famosi lavori dell'ampliamento dell'autostrada A4 che non ci consentono... Interessa il vostro tracciato? Assolutamente sì, è esattamente in mezzo al nostro tracciato per quel che riguarda la possibilità, anzi l'impossibilità di fare il famoso andi rivieni sotto l'autostrada A4, per cui siamo stati costretti a portare tutta la logistica in una località peraltro molto, molto carina, molto dal punto di vista paesaggistico, mentre lasciare la parte logistica di pre-gara e di post-gara sempre al centro della città di Noventa, con il ritiro delle buste tecniche, quindi delle verifiche tessere al classico palazzetto dello sport Bocciodromo, e poi per le premiazioni finali anche della Veneto Cup. Certo che la conformazione del territorio però vi consente, insomma, no? Assolutamente di, sì, di spaziare per quanto riguarda i tracciati, no? Sì, assolutamente, basta un po' di fantasia.
Naturalmente io ringrazio tutto il comitato organizzatore, in particolar modo due persone, per quel che riguarda le soluzioni alternative, per quel che riguarda il tracciato, i nostri amici Franco e Pietro, che spero mi stiano ascoltando e che saluto ovviamente, e nonché naturalmente a tutte le persone che hanno lavorato fin qui con il comitato organizzatore, che ha un nome, si chiama Piave Sports, la S è locata in quel punto per un motivo molto semplice, perché significa proprio raggruppare nel futuro non solamente la specialità della mountain bike, ma più specialità sportive con degli intenti ben precisi negli anni. Proprio piccolo inciso per quel che riguarda il comitato Piave Sports, già conosciuto, anche se ha solo un anno di vita, per l'organizzazione della manifestazione che è stata organizzata proprio all'inizio dell'anno, a marzo, nel comune di San Donà di Piave, che è assolutamente limitrofo a 90 di Piave, con la Medio Fondo del Piave, che per quel che riguarda gli anni prossimi noi vorremmo chiamare Gran Fondo del Piave, con un sistematico collegamento di vari percorsi di gara, gli addetti ai lavori li conoscono molto bene, che preveda il fatto che di riuscire a apprezzare ancora di più il paesaggio del Basso Piave, proprio intese come rive del Piave, trasformato in un vero e proprio percorso di gare mountain bike, con l'intento di trasformare il tutto nel tempo in un qualcosa che sia assolutamente fisso anche per il movimento turistico che potrà generare all'interno progetti ad ampio respiro, che vanno sicuramente oltre lo sport, questo è poco sembra ma sicuro. Che sia un mondo il vostro che va a pieno ritmo, che non conosce crisi, rispetto al ciclismo su strada, che purtroppo quest'anno una buona percentuale di gare sono state annullate. Da voi si sente questa crisi o no? Posso dire la verità, io il movimento della mountain bike lo vedo esattamente in controtendenza ad eventuali crisi di altri sport e probabilmente a quello della strada stessa. Adesso ci fermiamo però, sì, perché altrimenti sforiamo con la nostra tempistica. Riprendiamo non appena torniamo in diretta dallo studio, vediamo un altro dei nostri servizi. Adesso ci fermiamo per i 3 minuti di pubblicità, non appena rientriamo vediamo il servizio da Isola della Scala in provincia di Verona, vediamo il Gran Premio del Riso della categoria Elite Under 23. Il tuo sorriso è importante. A 60 km da Trieste, Centro Dentistico Scodadent. Uno staff di specialisti per l'implantologia a prezzi imbattibili. Corona in porcellana da 195 euro. Impianto in titanio da 395 euro. 4 impianti a protesi fissa 3.980 euro. Centro Dentistico Scodadent. La massima qualità vi aspetta a Fiume anche sabato e domenica. Quando si parla di vetro, da sempre, Zanatta Vetro è la soluzione. 30.000 metri quadri di vetri speciali di grandi dimensioni. Zanatta cambia il vetro, non il serramento. Noi difendiamo il valore del legno antico. Vetrocamera Energy, sempre con gas e triplo vetro che isola più di un muro. Il migliore in assoluto. Restauro balconi vecchi e antichi e travi sottotetto. Zanatta, la passione per il vetro. Completa Deal 3, nata nel 1985, è un'azienda leader nel restauro e nella manutenzione di edifici. Negli anni ha costruito un'immagine di affidabilità e qualità, divenendo punto di riferimento nella realtà triveneta per la riqualificazione energetica degli edifici. Grazie ad una formula specifica pensata per la propria clientela, Completa Deal 3 offre la possibilità di dilazionare il pagamento fino a 60 rate mensili, 5 anni, ad un tasso agevolato. Completa Deal 3 è riuscita ad affermarsi e a consolidarsi grazie alla collaborazione di tecnici specializzati in ogni tipologia di intervento e dal lavoro di personale qualificato e con esperienza trentennale. Completa Deal 3 è un'azienda specializzata in ripristino e risanamento calcestruzzi, ripristino e rifacimento facciate, riqualificazione energetica, coibentazione termica a cappotto, pareti ventilate, dipinture esterne e rivestimenti plastici e minerali, protezione pietre naturali, restauro conservativo,
rifacimento, manti di copertura. Qualità, serietà e affidabilità sono alla base della filosofia di Complete Edil 3 e ne costituiscono la ragione del successo. Complete Edil 3 è il partner ideale per la manutenzione del tuo immobile. Chiamandolo 049 9402 121 oppure visitando il nostro sito www.completeedil3.it puoi trovare le referenze più significative per ogni tipologia di servizio e richiedere un preventivo gratuito. Tecnici specializzati ti aiuteranno nella scelta della soluzione più idonea per il tuo immobile. Complete Edil 3, l'edilizia al vostro servizio. Dal 1 agosto al 30 settembre, liquidazione totale del negozio Rudiana in via Capitelvecchio 9 a Bassano del Grappa. Liquidiamo, scontiamo, svendiamo, regaliamo! Per liberare il negozio destinato ad altri usi commerciali, per reperire liquidità. Sale, cucine, salotti, camere, librerie, pareti attrezzate. Fino al 30 settembre, fino ad esaurimento scorte. Approfittatene subito! In regalo a chi acquista, una splendida cassapanca di noce. In agosto aperto tutti i giorni eccetto le domeniche. In settembre, invece, aperto anche le domeniche. www.rudiana.com. Amore, cosa faremo quando Briciola non sarà più una briciola? E se decidessimo davvero per un matrimonio come sognavi da bambina? E se in quel negozietto ritrovassi le occasioni che ti eri persa? E... Amore, te lo sei meritato, mi avevi già convinta al matrimonio. Nuovo Viano, più spazio alla tua vita. In occasione della 46esima Fiera del Riso che si svolge ad Isola della Scala in provincia di Verona, ritorna il ciclismo, quello spettacolare delle ruote veloci. Isola della Scala, patria di quel Nicola Minali che seppe ritagliarsi momenti importanti anche nei grandi giri grazie proprio al suo spunto veloce, non poteva che ospitare il meglio degli sprinter in circolazione che si confronteranno nel 14esimo Gran Premio del Riso, gara a carattere nazionale per elite d'Under 23. Mette in cantiere l'evento il veloce club isolano Stella 81, impresa edile Sartori. E lo fa in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune di Isola della Scala, cittadina della Bassa Veronese, nota soprattutto per la pregiata produzione del vialone nano, un riso che si mette in mostra con l'arcinota fiera giunta oramai alla 46esima edizione. Con il presidente del sodalizio organizzatore, vale a dire Tiziano Zanchetta, lavorano alacramente anche Mattia Munari, Fausto Faccioli e Stefano Giordani, presenti pure con compiti dirigenziali nell'ente fiera. Un connubio, quello tra sport e tipicità locali, che proietta in alto anche il momento sportivo. Una corsa che richiama sempre alla partenza campioni e numeri importanti. Stanno per partire infatti ben 199 atleti che lungo i 135 km del tracciato si daranno battaglia sul filo di 50 all'ora. Le migliori formazioni dell'Alta Italia tutte presenti e tra queste anche la Marchiol Emisfero Site, la squadra trevigiana di Tezze Di Vazzola che è diretta oltre che da Marco Zen anche da Mirko Lorenzetto, l'anno scorso professionista con l'Astana. Mirko Lorenzetto ad Isola della Scala vinse nel 2000 vestendo allora i colori del Trevigiani, la squadra ora di Remo Mosole e di Angelo Bottoli, entrambi presenti in questa occasione ad Isola della Scala. Mirko Lorenzetto lo abbiamo incontrato lungo il percorso sul circuito di poco più di 10 km da ripetersi per 13 volte. E mentre la corsa prosegue nelle fasi iniziali fiancheggiando pure le coltivazioni di riso, andiamo a sentire il direttore sportivo della Marchiol Emisfero Site. Allora Mirko, tu nel 2000 questa corsa l'hai vinta, ora sei ritornato da direttore sportivo, che effetto ti fa? Sì, siamo qui con i nostri ragazzi, abbiamo quasi vinto martedì, per me è una vittoria, però è andata come è andata, poi la giuria ha fatto le sue decisioni e noi qui siamo per vincere e speriamo 12 anni dopo di portare a casa la corsa anche senza essere in bici. Che consigli hai dato per questo arrivo, che non è proprio un arrivo facilissimo?
Ma sicuramente di stare a ruota tutta la corsa, a meno che non vada via una fuga grossa, e l'arrivo è un arrivo da interpretare. Chi prende davanti l'ultima curva si gioca la corsa, chi la prende in ventesima posizione è tagliato fuori sicuramente, quindi devono essere cattivi sul cavalcavia. La Marchiol come va? Benissimo, dai, siamo qui, siamo un bel gruppo come corridori, come personale, abbiamo voglia di vincere, di far bene e di stupire soprattutto nel 2013. Già gettate allora le basi per il prossimo anno? Sì, stiamo cercando di farle belle e ampie, faremo qualche corridore in meno, però vogliamo essere competitivi su tutti i terreni, sulle gare a tappe, dalle gare a tappe ai circuitini, quindi proveremo a prendere dentro tutto. Qualche certezza c'è già? No, è troppo presto. Corre il quarto dei 13 giri previsti e nasce un corposo tentativo di fuga. Protagonisti di questa azione, nata subito dopo un parapiglia a causa di una caduta in gruppo, sono Mirko Trosino e Sierei Papok della Carriera Simaf, Matteo Spreafico del Team Idea 2000, Luca Avacari della General Store, Lian Bertazzo, Andrea Dal Colle della Trevigiani Dynamo a Bottoli, Andrea Zanardini, Cesare Lorefice, Arto Duaga Quintero della Delio Gallina Colosio, Federico Capretti e Marco Gaggia della Marchiol Emisfero Site, Pier Giacomo Marcolina, ciclisti padovani 2011, Valentino Reginato del team Palazzago, Giacomo Berlato della Zalfero Mobile di Desiree Fiore, Antonio Marchiori con Eric Serpar della Generali Videa, nonché Michele Toffoletti della Cicle Campagnari con Simone Baldisera del team Brilla, Mirko Nosotti del team Casati. Vantaggio che sale fino a un minuto per i 19 battistrada, ma la reazione da dietro non tarda a venire, con la coalizzazione del Cyber Team che lavora per Andrea Peron, il recente vincitore di Custozza, dove era prevalso di un niente su Alberto Cecchin, e del Team Colpack che deve portare allo sprint il velocissimo e plurivittorioso Nicola Rufoni. Quindi, come tradizione vuole, si stanno rispettando le aspettative che vogliono la corsa di Isola della Scala, terreno di conquista per le ruote veloci. D'altronde l'albo d'oro del Gran Premio Fiera del Riso è ricco di no uomini jet. Oltre al già citato Lorenzetto, troviamo corridori come Pagliarini, Chicchi, Gasparotto, Donadello, Ossa, Riccese, Delle Stelle, fino alla scorsa edizione quando in maglia azzurra vinse Pippo Fortin. Un festival di velocisti da sempre sul traguardo veronese di Isola della Scala, traguardo che chiude per la 17ª volta il Prestigio d'oro Fiera del Riso, Gran Premio Direttori Sportivi Feltre Traslochi, Gran Premio Malificio Antonella Club 88. Challenge curata da Agostino Contin, che si sviluppa attraverso 9 prove nell'arco della stagione e che vede l'ente fiera di Isola della Scala partecipe a questa iniziativa. Cominciata il 27 di marzo a Ceresara e proseguita con Bagnolo di Nogarole Rocca, Campo Nogara, Roncolevà, Rivalta di Brentino, Scomigo, Verona e gran finale qui con il 14° Gran Premio del Riso Memorial Bruno Vaiente. Osserviamo intanto entrambe le formazioni Cyber Team e Colpack schierate in testa al gruppo alla caccia degli uomini al comando, che oramai hanno vita breve. Quando due formazioni si coalizzano convinte diventa davvero difficile per i battistrada riuscire nel loro intento, e dobbiamo sottolineare che solo la tempestività di come si è sviluppato questo inseguimento ha portato a risultati concreti. Davanti erano piuttosto convinti e in doppia fila stavano diventando davvero pericolosi se non si fosse subito provveduto ad organizzare la caccia. Passaggio per i battistrada nel centro di Isola della Scala, si gira a sinistra 50 metri prima dell'arrivo. Abbiamo superato la boa di metà corsa, mancano ancora 6 giri alla conclusione e tra poco il gruppo ritornerà a ranghi compatti. 199 i corridori al via in rappresentanza di ben 25 formazioni, tra le quali la svizzera Mokaloka Scott presente con 8 atleti. Soddisfatti pure gli organizzatori sia per le adesioni come pure per la presenza del pubblico, che nel veronese non manca mai agli appuntamenti che contano, ed Isola della Scala è tra quelli da segnare in agenda già all'inizio della stagione. Qui lo spettacolo è sempre assicurato. Al 99% sarà uno sprint generale, quindi l'adrenalina salirà forte nelle concitate fasi che precederanno l'eventuale volata. Battistrada oramai braccati dal gruppo, pochi secondi dividono la testa dagli inseguitori, sempre condotti dalla Cyber Team e dalla Team Colpack, e dietro a queste due formazioni gli schieramenti della Trevigiani, della Marchiol, della General Store, pronti ad entrare nella mischia appena il gruppo ritornerà compatto.
Intanto la media che ci comunica il collegio di giuria si mantiene ben oltre i 47 orari e significa che per andare in fuga bisognerà fare l'straordinario, ovvero sia avere nelle gambe sempre i 50 all'ora. E c'è chi osa con coraggio, come fa Mirko Tedeschi, il portacolori del Team Idea 2011, che nel veronese ha collezionato un secondo posto il 1° luglio in occasione del 25° Vini Doc Valdadige, ma il controllo è sempre ferreo e non c'è spazio, o meglio, il velocissimo circuito del 14° Gran Premio del Riso consente con facilità al gruppo di chiudere e stoppare i vari allunghi che nascono in continuazione, generando quindi una situazione sì altalenante ma praticamente sempre chiusa e gestita bene dalle formazioni che vanno per la maggiore e che hanno tutto l'interesse di giocarsela allo sprint. Vista da vicino però non è una corsa noiosa, anzi i ragazzi ci danno dentro, c'è chi sa di non essere all'altezza in caso di volatone generale e allora ci prova, anche se è lui il primo a capire quanto sia difficile evadere la sorveglianza del gruppo. Provarci però perso per perso non fa mai male e ravviva l'agonismo che peraltro non è mai mancato fin dalle battute iniziali. Scorrono i chilometri del gruppo sempre compatto, sta manovrando oramai in vista della più scontata delle conclusioni e mentre le immagini più che eloquenti rispecchiano una situazione che viene praticamente gestita creando tutti i presupposti per lo spettacolo finale a ranghi compatti sul traguardo veronese di Isola della Scala, dove si chiuderà pure il prestigio e Fiera del Riso, Gran Premio Feltre Traslocchi, Gran Premio Maglificio Antonella Club 88, sottolineiamo la perfetta organizzazione del Veloce Club isolano e la scrupolosa direzione di corsa di Agostino Contin, Sergio Bianchetto e Simone Pizzini e l'egregio lavoro del collegio di giuria con Menini, Rizzetto, Rinco, Compagnin e Baldin. Ancora un passaggio nel centro della cittadina della Bassa Veronese, dove si coltiva il riso e si mastica ciclismo con la stessa dedizione. E le due cose trovano tra loro sinergie sempre produttive, coniugando bene il Gran Premio del Riso con la Fiera del Riso che si svolge dal 12 settembre al 7 di ottobre. Una rassegna da visitare per le tante esposizioni presenti, oltre naturalmente al rinomato Vialone Nano. Nel corso del penultimo giro prende il coraggio a due mani anche Luca Vaccari, vicentino di Molvena, portacolori della General Store, la formazione guidata da Billy Ceresoli. Non va però molto lontano, impossibile anche solo crederci. Rientra dunque anche l'azione promossa da Luca Vaccari. Siamo a 15 km dalla conclusione e il movimento in testa al gruppo ora diventa frenetico. Ora non sono più consentite le distrazioni, ora le squadre cercano e fanno quadrato intorno al proprio velocista. Da questo momento ogni errore può essere fatale ai fini del risultato. Qui entrano in gioco i meccanismi e memorizzati dei vari treni. Decisamente uno dei più qualificati è quello della Trevigiani Dynamo Bottoli, che può contare su velocisti come Andrea Dal Col e Rino Gasparini. Ma attenzione alla colpaca con quel Nicola Ruffoni che più volte abbiamo visto sprintare con disinvoltura. Suono della campana intanto. Ci sono in gruppo però anche Dal Cappello, della General Store, Paoli, Carrier Simaf, Paolo Simeon, Zalf, Cecchin, Marchiolle e non solo questi, ma altri ancora saranno tutti là per il grande epilogo di una grande corsa come il Gran Premio del Riso. L'ultima sparata, a 4 km dalla conclusione, la tenta Alessandro Tonelli, il bresciano Under 23 al secondo anno in forza da questa stagione alla Zalf Euromobile Desiree Fiore. Per Tonelli 150 metri guadagnati con uno sforzo tremendo, ma per andare all'arrivo in questi frangenti bisognerebbe avere un doppio motore e quindi nel giro di un paio di chilometri le cose si rimetteranno al loro posto. Dietro si organizzano gli uomini della General Store che lavorano per Dal Cappello e per Fornar e per Tonelli l'avventura è finita a meno di 2 chilometri dal traguardo. Ora si va allo sprint a ranghi compatti, ultima curva a sinistra ai 350 metri, poi vialone ampio per scaricare la potenza degli sprinter che si contenderanno la 14esima edizione del Gran Premio del Riso, gara a carattere nazionale. Pubblico delle grandi occasioni per salutare con un'ovazione il testa a testa tra Andrea Dal Col Trevigiani e Nicola Ruffoni della Colpacca. Massimo Coledan ed Ignazio Mosara apri pista per il Trevigiano della Trevigiani, scusate il gioco di parole, Andrea Dal Col che ripaga tutti resistendo al pericolosissimo Ruffoni e va a cogliere l'ottava vittoria stagionale. Arrivo Andrea Dal Col, poi Ruffoni, Dal Cappello, Fornar, Mosar, Peron,
Paoli, Simeon, Dugani Flumian e Zanelli, che va a terminare al 10° posto. Allora Andrea, il presidente ha sempre ragione, ieri sera ha detto andiamo a Isola della Scala per vincere. Sì, oggi stavo molto bene, ieri sera Remo ha detto che facevamo bene e abbiamo fatto bene. Poi niente, devo ringraziare tutta la squadra che ha lavorato benissimo. Qui nel finale c'è stata tanta bagarre, di solito io sono uno che ha un po' paura, però... Avevi due uomini però all'uscita dell'ultima curva davanti a te. Sì, avevo Coledan e Ignazio che sono due ottimi atleti pista, ma soprattutto tutti gli altri anche che hanno lavorato molto bene. E niente, dedico questa alla squadra e agli sponsor, che senza di loro purtroppo non ci sarebbe ciclismo, e ringrazio loro perché mi permettono di correre. Vittoria numero 45 Remo, le cose stanno andando veramente bene. 46 per me. 45, sono 46. Ti riferisci alla vittoria tolta ad Andrea? Non è tolta, la vittoria che è nostra e basta. Sono 46, previsto dall'11 settembre del 2011, abbiamo detto 46 vittorie quest'anno. Ormai siamo arrivati e adesso si continua. Io avevo fatto qua discussione con i corridori, tutti dicevano altri corridori, Ruffoni, dicevano anche il mio Gasparini. Io ho detto dal col, ma non è perché è qua, dal col. Davis Leardini, assessore delegato allo sport per quanto riguarda il comune di Isola della Scala, Stefano Giordani, vicepresidente dell'ente Fiera. Allora, assessore, mi diceva che ha vissuto la gara oggi da dentro, una giornata indimenticabile. Sì, per me è una giornata indimenticabile. Ho vissuto dall'interno la gara, ero sulla macchina del direttore di gara, con Costantin. È stata una bellissima esperienza, ho visto tanta gente, tanto pubblico anche lungo la strada, quindi ringrazio il vice isolano per l'organizzazione, ringrazio i giudici di gara e ringrazio tutte le squadre che hanno partecipato, e ci vediamo alla prossima edizione. Grazie. Stefano, un grande lavoro per organizzare una manifestazione del genere, nonostante il periodo, comunque diciamo che adesso che è terminata siete rimasti soddisfatti, siete stati ripagati degli sforzi che avete fatto. Beh, assolutamente sì, come tutti gli anni, ormai è una classica, è una fine stagione, fatalità, la classifica della Salernitana si chiude sempre qui e molto spesso con gli ultimi punteggi, quindi qua si decide chi vince e chi perde la Salernitana della Fiera del Riso. Credo che la fiera meriti una gara del genere e la gara stessa meriti la fiera che la ospita. È una gara che merita continuare con l'Albo d'Oro, a continuare negli anni. Ma sicuramente sì, non ci sono alcun tipo di problema in questo. Stessa domanda. Deve continuare, Isola la vogliamo, Isola, ripeto, siamo la città del riso, ma ora dimostriamo di essere anche la città dello sport. Termac, soluzioni per il futuro. Pavimenti e rivestimenti in resina Sintocrete Floor per il settore commerciale e industriale. Termac a Conegliano. Oro Gildo, a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Riprendiamo dunque, ancora in diretta dallo studio di Teleciclismo, completiamo la domanda precedente. Per quanto riguarda gli aspetti economici, un po' in controtendenza il mountain bike. Questo da cosa è dovuto? Che cosa significa? È che fate una promozione migliore rispetto alle altre discipline del ciclismo? Allora, quello che posso dire, almeno dal punto di vista di una mia valutazione personale, è la seguente. È un movimento che si autoalimenta, se la guardiamo dal punto di vista agonistico sicuramente ci sono degli stimoli diversi rispetto alla strada, non tanto per quel che riguarda il risultato, la premiazione finale, bensì per quel che riguarda lo stimolo, io dico lo stimolo tecnico nell'affrontare una manifestazione di mountain bike, perché non limitiamoci a guardare le nostre cross country, ma guardiamo il movimento in generale quando andiamo a parlare di grandi manifestazioni in territori prevalentemente adatti alla mountain bike, quindi le nostre Dolomiti o se no anche zone di pianura in cui il terreno è prevalentemente cioè è particolarmente adatto per creare dei percorsi simil montagna, diciamo così. Dal punto di vista delle nostre manifestazioni nell'ambito, torno un attimino al discorso del movimento del Basso Piave,
non solamente per il Piave ma anche per altri territori tipo anche Livenza, con manifestazioni anche non agonistiche, si riescono a creare delle condizioni di divertimento per le persone, per gli atleti, agonisti e cicloturisti, fuoristradisti soprattutto. Questo favorisce, diciamo, sì, il reperimento delle risorse. Prima di passare a Walter Prataviera, in qualità di maestro dello sport, soltanto una puntualizzazione. Considerato, Luciano Martellozzo, che non si sente, no, la recessione economica, c'è la possibilità di un ampliamento per quanto riguarda il trofeo d'autunno? Per quanto riguarda presenze e numero di gare? Sicuramente sì. Noi quest'anno abbiamo fatto una scelta di puntare più sulla qualità che non sulla quantità. La mossa giusta, possiamo pur dirla, è quella di puntare sugli amatori, perché spesso gli amatori sono blasonati un po' anche dalla federazione stessa, ma gli amatori sono un punto cardine per il movimento, perché senza gli amatori, che sono tra virgolette quelli che pagano, i ragazzi, i giovani non potrebbero avere la forza, noi organizzatori e quant'altro, avere la forza per sostenere il movimento giovanile. Questo va fatto grazie agli amatori. Il trofeo d'autunno ha rinanciato, ha creato una specie di serie A e serie B per dare importanza al movimento amatoriale, che, come ho detto, se ci sono gli amatori c'è anche il movimento giovanile che cresce, e dove una famiglia c'è un papà, un genitore, un ciclo amatore, questo ciclo amatore non vediamolo solo quello che è la domenica per la strada, guardiamo che in quella famiglia, in quella specifica, ci può essere un giovane che segue le orme del papà o del familiare. È proprio vero, infatti proprio per questo, dati in controtendenza, c'è proprio un nostro telespettatore che ci chiede se qualcuno gli sa indicare qualche società di mountain bike che opera in ambito giovanile nella zona dell'Alta Padovana. In questo caso l'Alta Padovana è un po' fuori, è un po' tra virgolette povero per quanto riguarda il fuoristrada attivo. Conviene consiglio di visitare il sito della Federazione Ciclistica Italiana, dove ci sono le società che riguardano appunto quella zona dell'Alta Padovana. Quindi di consultare il sito e poi da lì... E da lì trovare lo spunto per contatti con le società. Si può parlare di uno sport individuale, sì, mountain bike? Sì, assolutamente. Sì, assolutamente. Andiamo avanti adesso con un altro argomento con Walter Prataviera, maestro dello sport. Innanzitutto, come si diventa maestri dello sport? Dapprima una persona è ciclista, pratica la disciplina e poi si specializza? E poi cosa succede? Che vuoi per una sfida personale, vuoi per alcune esigenze che... vengono o comunque sì, quelle esigenze che vengono e vengono dall'interno della società, abbiamo fatto appunto questo corso di maestri in mountain bike diciamo della società Velociraptors in quattro all'inizio, poi adesso siamo già otto maestri, abbiamo una quarantina di ragazzini, dei giovanissimi, poi una decina tra esordienti allievi, dove cosa facciamo? A differenza, sentivo un po' qualche dibattito qua all'interno dello studio, dove noi facciamo giocare i bambini, li facciamo giocare con la bicicletta, non andiamo ad allenare quelle capacità, diciamo, condizionali, la forza, la velocità, la resistenza, andiamo ad allenare soprattutto quelle capacità coordinative, che sono l'equilibrio, che sono la velocizzazione dell'azione, che sono il salto, che sono quelle capacità che poi, se acquisite da ragazzini, da giovani, eccetera, poi entrano all'interno del DNA naturale dell'atleta, che riescono a superare già dall'età degli esordienti allievi e in su quelle asperità dei terreni dove troviamo normalmente in un qualsiasi percorso di gara, che sia cross country, marathon o qualsiasi altro. Questo fa sì che questo tipo di attività impostata nel settore giovanile fa sì che i bambini vengano all'allenamento per divertirsi. E dove lo fate l'allenamento? Noi l'allenamento lo facciamo, abbiamo solo una cosa da noi, abbiamo l'argine,
della Livenza o del Piave per quanto riguarda... Che è la vostra palestra. Che è la nostra palestra naturale, su e giù. All'interno dei boschetti ricaviamo dei percorsi di single track dove mettiamo apposta delle radici, dei tronchi degli alberi, eccetera, apposta per creare quelle difficoltà che poi in gara si trovano. I boschi veri. I boschi veri. Su questo, che è particolarmente interessante, ritengo anche per chi ci sta ascoltando da casa, ci ritorneremo subito dopo. Avrei visto che cosa, Chiara? È già il momento della prossima pubblicità e quando rientriamo andiamo a Ponzano Veneto, a Treviso, vediamo il 43esimo trofeo Gianfranco Bianchini di Elite Under 23. Il tuo sorriso è importante. A 60 km da Trieste, Centro Dentistico Scodadent. Uno staff di specialisti per l'implantologia a prezzi imbattibili. Corona in porcellana da 195 euro. Impianto in titanio da 395 euro. Quattro impianti a protesi fissa 3.980 euro. Centro Dentistico Scodadent. La massima qualità vi aspetta a Fiume anche sabato e domenica. Marta è una studentessa universitaria. L'Europa le conviene. Potrà studiare all'estero. Avrà diritto ad un piccolo aiuto economico, all'iscrizione gratuita all'università ospitante, ad un corso di lingua, alla pratica di uno sport e conoscerà un sacco di nuovi amici. Una grande opportunità di vita e di lavoro. Fai come Marta. Conosci i programmi comunitari sul sito della Regione Veneto. La tua cucina è ancora bellissima, ma devi sostituire il frigo o cambiare il forno, aggiungere la lavastoviglie. La soluzione è Logica. Logica a Salzano è lo showroom altamente specializzato in elettrodomestici da incasso. Qui trovi il più completo assortimento di tutte le migliori marche. Affidati alla nostra consulenza. I preventivi sono gratuiti e se vi occorre pensiamo noi anche all'installazione. Logica è in via Roma 163 a Salzano Venezia. Per i tuoi elettrodomestici da incasso, logicamente, rivolgiti a Logica. Infoline 041 57 40 612. Quando si parla di vetro, da sempre, Zanatta Vetro è la soluzione. 30.000 metri quadri di vetri speciali di grandi dimensioni. Zanatta cambia il vetro, non il serramento. Noi difendiamo il valore del legno antico. Vetrocamera Energy, sempre con gas e triplo vetro che isola più di un muro. Il migliore in assoluto. Restauro balconi vecchi e antichi e travi sottotetto. Zanatta, la passione per il vetro. La più grande barriera corallina del Veneto, con oltre 2000 litri d'acqua, ti aspetta da Acqua Cosmo Shop. Acqua Cosmo Shop, produzione e vendita di acquari e terrari, una scelta infinita di coralli e pesci e la consulenza gratuita di un esperto biologo marino. Acqua Cosmo Shop, il mare a portata di mano. acquacosmo.it. Caduta di capelli? No. Grazie. Diradamento? No, grazie. Calvizie? No, grazie. Landen, capelli veri, capelli tuoi per tutta la vita. Sì, grazie! Novità, l'autotrapianto con aspirazione, senza cicatrici, punti, bendaggi, medicazioni e con più unità follicolari per ogni seduta. Chiamaci per un check-up gratuito. Landen, Piazza De Gasperi, Padova. Liquidazione totale del mobilificio Rudiana negozio di via Capitevecchio 9 a Bassano del Grappa per adibire gli spazi all'attività di export e soprattutto per finanziare questa attività all'estero. Liquidiamo tutti, ma tutti i mobili presenti nel nostro negozio con sconti del 40, 50, 60, anche 70%. Vi ricordo che siamo aperti tutti i giorni della settimana per il mese di giugno dal lunedì alla domenica, mentre per luglio e agosto tutta la settimana e la domenica siamo chiusi. Visitate il nostro sito www.rudiana.com. Vi aspettiamo! Noi della Formenton Marmi e Graniti da oltre 30 anni progettiamo e realizziamo con i nostri prodotti la tua casa ideale. Inoltre siamo rivenditori autorizzati Okite, Antolini e Laminam, la grande e leggera superficie ceramica. Ti aspettiamo nel nuovissimo showroom espositivo per realizzare insieme i tuoi desideri. Formenton Marmi e Graniti, nella zona industriale, prima strada di Fossò, Venezia. Info web 041 41 65 56 0. Formenton.it. Dopo
Paderno di Ponzano in provincia di Treviso per il 43esimo trofeo Gianfranco Bianchin, nonché prima medaglia d'oro alla memoria del mai dimenticato cavalier Elio Zanatta, fino all'anno scorso organizzatore di questa manifestazione riservata ai corridori elite d'Under 23. Si correva sulla distanza complessiva di 171 km, inizialmente erano due tornate di 12 km per dirigere poi prima verso il Montello e poi verso le Prealpi Trevigiani, dove andremo ad incontrare ben quattro Gran Premi della montagna, quello di Quero, dotazione alimentari Favero, quello del Monte Tomba all'89esimo km, termoidraulica Saran, poi il Mostacin al 117esimo km, grafiche Piovesan e poi l'ultimo a Santa Maria delle Vittorie, colorificio Paintec al 139esimo km, vale a dire a 32 km dall'arrivo. Un minuto di raccoglimento per il cavalier, alla memoria del cavalier Elio Zanatta, prima della partenza, partenza che viene data dal sindaco di Paderno di Ponzano e vale a dire Giorgio Granello con l'assessore allo sport Pizzolon Bonaventura e poi era presente anche la figlia del compianto Elio Zanatta. Parte dunque questa bella manifestazione a carattere internazionale che presenta il meglio del ciclismo dilettantistico a livello nazionale. Sono 175 i corridori alla partenza della competizione, 26 squadre, 8 di queste provenienti da terra straniera, quindi a dare quel tocco di internazionalità a questa competizione che si colloca, come vedete, come ben sapete, al termine della stagione agonistica. Comincia questa prova di fronte a un numeroso pubblico e con il tratto in linea che inizia subito dopo un preambolo iniziale c'è già un tentativo di sganciamento con Pier Giacomo Marcolina, corridore della Zalf, poi da dietro vediamo anche altri corridori che stanno cercando il riaggancio sulle posizioni di testa, insomma già subito la corsa si sta infiammando e va via via a proporre, vediamo Alessio Menciassi con il dorsale 50 che stava conducendo questa azione verso il recupero di Grazian e Mario Scheilb che sono quei corridori che hanno mosso, diciamo, le azioni d'attacco proprio all'inizio della competizione. Il drappello si fa più numeroso come si può ben vedere. E la corsa prende subito una piega decisamente interessante con questi attacchi, con questi allunghi, da prima un terzetto, poi altri cinque corridori, poi ancora altri atleti che si stanno riportando sulla testa, quindi i battistrada si vanno ad ingrossare e quando andiamo ad affrontare le prime asperità del Montello troviamo 27 corridori al comando. Eccoli qua, il gruppo però non perde molto, sono sempre là intorno ai 40-50 secondi il ritardo del plotone che non molla ancora, quindi per la testa della corsa che sta attraversando in questo momento la dorsale del Montello e sta dirigendo verso Ponte di Vidore prima di iniziare il tratto più impegnativo di questa 43esima edizione del trofeo Gianfranco Bianchin, messa in cantiere, lo sottolineiamo, dal Velo Club Gianfranco Bianchin con il proprio presidente Learco Tasca. Passaggio anche a Crocetta del Montello che ha dato i natali al povero Gianfranco Bianchin che si ricorda da 43 anni con questa competizione ed ecco Ponte di Vidone, abbiamo appena parlato l'attraversamento del fiume Piave e quindi ci si avvia verso Valdobbiadene e con il passaggio a Valdobbiadene sostanzialmente la corsa arriva a metà gara e a metà gara cominceranno le asperità. Intanto questo drappello che si è andato a selezionare dove con Marcolina, Graziano, Scheibel troviamo tanti altri corridori come Menciassi, Ferraresso, Torine, Fusaz, Gazzara per citarne soltanto alcuni su questa fila che poi fra l'altro si allunga, ma attendiamo la corsa su quello che è il tetto della competizione, il Monte Tomba. Ecco qua, siamo nel frattempo la provincia di Treviso, ci addentriamo per un paio di chilometri nella provincia di Belluno, qui è l'attraversamento della galleria Sigusino che immette nuovamente sull'attraversamento del fiume Piave per andare verso il primo Gran Premio della montagna della località di Quero. Un gruppo dunque numeroso al comando, mentre qua le immagini sono sul plotone che rende in questo momento 1 minuto e 56 alla testa della corsa. Testa della corsa
nostra composta da ben 56 corridori, quindi alla spicciolata si sono riportati davanti altri atleti e adesso le prime asperità con il Gran Premio della Montagna in località Quero, dotazione alimentari Favero. Si vanno a proporre per questo passaggio Baldissera del team Brilla, subito dietro c'è Michael Zweiger della Viper Bike, i due che vediamo in testa alla corsa e si avvicinano, vediamo già sul fondo di questa inquadratura le pendici del Monte Tomba, una bella scalata che i corridori si dovranno sobbarcare proprio a metà del percorso che complessivamente sviluppa 171 km. Ha forato nel frattempo Emanuele Favero, che faceva parte del drappello di testa, ha forato proprio al termine della discesa della Moschetta e adesso con i due battistrada prima dell'entrata in campo di Alano il gruppo degli inseguitori, quel gruppo forte di più di 50 corridori, ritorna quindi a riportarsi compatto riprendendo i due attaccanti che erano usciti da questo plotone nella salita di Quero. Campo di Alano e adesso Alano di Piave, qui comincia il bello. Abbiamo già la Trevigiani schierata davanti con Cristian Aretino a fare l'andatura. Adesso i corridori della Trevigiani Dynamo Bottoli sanno che da qui in avanti la corsa si fa seria. C'è un tratto anche in single track che è molto difficile, quindi bisogna per forza di cose stare davanti se si vuole prendere il Monte Tomba nelle primissime posizioni. La strada da prima dell'attacco della salita è molto stretta e quindi i corridori si riportano davanti. Menciassi intanto è vittima di una caduta proprio all'attacco della salita del Tomba. Ed eccoci qua, adesso sono i 7 km più importanti del 43esimo trofeo Gianfranco Bianchin. Qua si fa la differenza, qua escono i corridori che poi alla fine andranno alla conclusione. Qui ci si può giocare questa bella internazionale che è pure l'ultima prova del Grand Prix Città Murata, la manifestazione curata da Pierluigi Basso, iniziata in quel di Longa di Schiavon, proseguita poi con la Fontaniva Cittadella, con il Medio Brenta a Villa del Conte e Poggiana nel mese di agosto. Questa speciale Salance si conclude proprio con il trofeo Gianfranco Bianchin. In testa il team Colpac, vedremo poi alla fine come andranno le cose anche per questa speciale classifica, mentre nel frattempo il gruppo dei battistrada sta salendo il Monte Tomba. Momentaneamente non ci sono scatti, sempre la Trevigiani davanti a fare l'andatura, un'andatura abbastanza sostenuta che non consente per il momento allunghi. Situazione quindi per quanto riguarda l'asperità più importante della giornata, di assoluta tranquillità, però fra poco metteranno fuori le unghie e gli atleti e proveranno proprio a selezionare questo drappello, dove lì davanti abbiamo visto anche per la Trevigiani Alfio Locatelli, le Trevigiani che ha preso la salita al comando, una situazione importante per la formazione di Porta San Tomaso che vuole controllare. Però non si scatta, si va sul regolare, si fa un'andatura abbastanza sostenuta, però non ci sono azioni importanti per il momento, così che rimangono lì tanti corridori ancora attaccati alla testa della corsa, mentre da dietro dal gruppo qualcuno ha rotto l'indugi e sta cercando di recuperare. Si propone, quando mancano ancora 4 km al Gran Premio della Montagna, Andrea Vaccar, il corridore della Marchiol, che cerca di allungare la fila. Ecco qua, vediamo proprio in questo frangente il gruppo dei battistrada molto allungato sotto l'azione di Andrea Vaccar della Marchiol Emisfero Site. Quindi adesso la fila s'allunga dopo la prima parte di Forcella Mostacini. Intanto vediamo che alle spalle di Andrea Vaccar, che ha mosso le acque in questo frangente, c'è Sebastian Reichenbach della formazione svizzera Mascialoca per l'appunto. Ecco che torniamo ancora su Andrea Vaccar che riprende la posizione. Lui aveva attaccato, Reichenbach ha provato a ribattere, diciamo, a questa azione e adesso la corsa si fa viva, bella e palpitante e qui nasce la selezione, il gruppone forte di 175 corridori si va via via spaccando e assottigliando. Dietro c'era Giorgio Cecchinelle per i colori della ZALF con Enrico del team Colpac a guidare un gruppettino di 6-7 corridori all'inseguimento, eccoli qua, all'inseguimento dei due battistrada che stanno conducendo questo 43esimo trofeo Gianfranco Bianchin verso il Gran Premio della Montagna del Monte
tomba a dotazione termoidraulica. Saranno ancora le immagini sui due battistrada che hanno guadagnato una trentina di secondi rispetto ai primi inseguitori. C'è Fedi della Carriera, Chirico della Trevigiani, Cecchinelli che abbiamo detto della Zalf, Orrico della Colpac, Temesberg di Mascialoca e poi per Viperbike anche Hans Leopold, quindi i più diretti inseguitori della coppia alla comando che sente fa la differenza sull'ultimo tratto della salita, passa anche al Gran Premio della Montagna, ripetiamo il punto più importante del trofeo Gianfranco Bianchi, mentre l'inquadratura rimane sempre su Andrea Vacher e Sebastian Reichenbach, i due corridori che in questo momento tengono alta l'attenzione, sono i protagonisti nella fase più difficile della corsa. Il passaggio fra poco al GPM. Eccoci qua, passaggio adesso con Andrea Vacher che conduce e dietro agli inseguitori a 30 secondi. Ora inizia la discesa della Monfenera, una discesa molto impegnativa, tortuosa, 12 chilometri che rimescolano un po' le carte e alla termine della discesa sul piano ritroviamo questo plotoncino a guidare il 43esimo trofeo Gianfranco Bianchin, gara a carattere internazionale egregiamente allestita dal Velo Club Bianchin con le Arcotasca alla presidenza. Sul protoncino di cui abbiamo parlato in precedenza anche Luca Mezzeghez della Saba, poi rientrano Gaburro e Sbaragli, ambedue del team Carrier, Mamini e Zardini della Colpa, Ianiello di Amore e Vita, Tedeschi di Petroli Firenze, Micheli della Saba e Facchini di Casati, e il drappello di testa appunto al termine della discesa diventa decisamente più corposo. Intanto c'è Andrea Fedi lì davanti, dorsale numero 3, corridore della formazione toscana, il team Carrier Track. E qui vediamo Michele Gazzara, Zalf Desiré, Euromobile Fior, siamo sulla salita del Mostacin dopo il tratto vallonato attraverso Castelcucco e Monfumo, terza asperità della giornata, la salita del Mostacin 3,5 km, in cima avremo il Gran Premio Graffiche Piovesan al passaggio sul Gran Premio della Montagna, però la corsa è ancora lì, chiusa in 1:30, 1:40, c'è questo plotoncino al comando, ci sono altri 10-12 corridori che stanno per rientrare, il grosso del gruppo un attimo più indietro, però una situazione ancora molto fluida, davanti si continua ad andare su regolari con i colori della formazione toscana lì in testa a scandire il ritmo, non si scatta come dicevamo né sul Monte Tomba, nemmeno qua sul Mostacin, andatura molto regolare. Vediamo il passaggio al termine di questa salita che sviluppa 3 km, presa dalle versante nord, poi si andrà giù in picchiata verso Masere per riprendere la direzione di casa passando da Cornuda, da Crocetta, e prima del finale, lo anticipiamo, è storia ormai per il trofeo Gianfranco Bianchin, la presa 15 del Montello e il Gran Premio della Montagna a Santa Maria della Vittoria. Ci troviamo nella comunità di Monfumo, sempre all'interno della marca trevigiana. Davide Orrico, team Colpa, passa sul Gran Premio della Montagna, poi via via gli altri in lunga fila indiana in una situazione che ancora non ha espresso diciamo il volto definitivo, numerosi corridori che vedete ritornano nelle primissime posizioni, ora su questa discesa difficile, tecnica, con tornanti, curve contro curve, bisogna prestare anche attenzione prima di scendere sul piano. È un trofeo Bianchin che a differenza di altre edizioni non si è ancora deciso, gli anni scorsi a questo punto magari c'era il protoncino di 4-5 corridori che viaggiava verso la conclusione e i distacchi erano sicuramente maggiori, mentre quest'anno vediamo un folto plotone ancora lì al comando dopo essere passati anche da Forcella a Mostacin, quindi rimane solo il Gran Premio della Montagna sulla 15 a Santa Maria delle Vittorie. Andrea Vacher nel frattempo che si sta ristorando, dicevamo non c'è un grande distacco tra questi uomini che sono al comando, che sono già nel frattempo arrivati sulla presa 15, e gli inseguitori, cosicché è ancora tutto da giocare questo 43esimo trofeo Gianfranco Bianchin, ed è sempre un esauribile Orrico a fare l'andatura, ma scattano adesso i corridori della formazione svizzera Mascialoca. E Reichenbach quindi che se ne va, questi atleti svizzeri che
arrivati in Italia con l'intera formazione, stanno proprio provando la situazione, stanno cercando di creare la differenza. Sta cercando di creare la differenza anche Luca Chirico, il corridore della Trevigiani, varesino di Porto Ceresio, già una vittoria per lui in questa stagione agonistica. Trevigiani e Mascialocca, Svizzera dunque nelle posizioni al comando. Dietro si vanno a sfilare Fedi, Locatelli, Orrico, Giardini, Vilella, Fillan, Tedeschi, Metzgetz e Micheli. Però è ancora lunga, eccoci qua, passaggio a Santa Maria delle Vittorie per il duo di testa, ma da qui alla conclusione ancora 32 km, quindi c'è molto spazio per recuperare. Questi sono i primi inseguitori, però anche dietro a questo plotoncino stanno rinvenendo forte altri atleti, cosicché, come abbiamo già detto più volte in precedenza, situazione ancora molto fluida, si va giù dalla 10 in discesa per ritornare nuovamente sul piano e davanti sempre la coppia al comando che sta cercando di difendere coi denti un vantaggio molto esiguo, una quindicina, 20 secondi, non di più, il vantaggio dei due al comando. Dicevamo, al passaggio sotto l'Olivo ancora 12 km prima della conclusione, praticamente si ripete il giro iniziale. C'è questo Reichenbach che collabora bene con Luca Chirico, che però sembra dovessi sobbarcare l'onere maggiore nel condurre questa azione. Forse non c'è più lo smalto che aveva caratterizzato l'attacco dei due ed ecco che da dietro rientra questo plotoncino. Situazione apertissima. Il trofeo Bianchin quest'anno ha un volto completamente diverso, forse le ottime condizioni meteorologiche, ricordate che nel passato molto spesso sulla corsa c'era pioggia, cattivo tempo, freddo anche, quest'anno invece condizioni ottimali per una competizione di grosso prestigio. Eh sì, perché il bel tempo ha favorito anche la discesa della Monfenera, laddove nelle passate edizioni con il cattivo tempo c'era chi rischiava di più e quindi si poteva fare la differenza. Nel frattempo all'ingresso di Paderno di Ponzano, a poco dal passaggio al suono della campana, nuova azione d'attacco. Team Micheli della Sava, formazione slovena, sloveno pure lui, prova dalla brevissima distanza, il passaggio diciamo al suono della campana, ci sono quei 12 chilometri ancora da percorrere che gli atleti hanno percorso anche all'inizio in quel preambolo di apertura festoso e adesso 12 chilometri per cercare di mettere il sigillo e succedere a Moreno Moser, il vincitore dello scorso anno. Davanti però da solo lo sloveno non riesce a resistere al recupero degli inseguitori, tra poco vedremo proprio il riaggancio, mentre abbiamo visto al passaggio sotto le tribune d'arrivo anche del plotone che sta recuperando a grossi passi, così che andremo ad assistere ad un finale veramente interessante, un finale veramente dove potrà succedere di tutto, sempre con lo sloveno al comando e la Zalf di Sri Fior dietro, che sta chiudendo su questo tentativo. Siamo a 5 km dalla conclusione ed eccoci qua con il riaggancio, mentre sulla destra del teleschermo si continua a scazzare. Non c'è spazio dunque, non c'è tregua, rimescolamento ancora e ci provano, eccoci qua con un nuovo tentativo di sganciamento proprio nel finalissimo, sono sempre i corridori della Mascialocca, la formazione svizzera che provano dalla brevissima distanza, si va subito a chiudere con il gruppone. Il finale davvero infuocato e se sarà sprint a ranghi compatti sarà emozione straordinaria per il pubblico che già è numeroso, copioso sulla dirittura di Paderno di Ponzano. Stoppate anche le ultime velleità, eccoci qua, gruppo praticamente a ranghi compatti per il 43esimo trofeo Gianfranco Bianchin che si andrà a giocare allo sprint sul traguardo di Paderno di Ponzano, eccoci qua con il pubblico che è in attesa e adesso lo sprint è lanciato, siamo ai 350 metri e andremo un attimo a vedere cosa succederà. Sarà emozione innanzitutto, ecco che vediamo bene lo sprint, ora siamo ai 100 metri e sulla sinistra del teleschermo una progressione straordinaria di Cristian Sbaragli, carriera Vega, che vince su tedesco Metzgetz, Simoni, Polivoda, Fedi.
Ho cercato di superare nel miglior modo possibile la prima salita e poi per il resto della gara mi sono un po' gestito. Devo ringraziare la squadra che mi ha tenuto davanti fino all'ultimo chilometro e niente, ho fatto una volata, mi è venuta abbastanza bene e sono riuscito a vincere. Anzi, è venuta benissimo, però qualche spauracchio c'è stato, no, nel finale, quando qualcuno ha tentato, nonostante il ritmo e la velocità, sul piano di andarsene. Come avete reagito? Sì, sicuramente i tentativi ci sono stati, anche se era prevedibile l'arrivo in volata perché il percorso nel finale era abbastanza semplice. E niente, dai, sono contentissimo per questa vittoria perché non potevo chiudere una stagione come questa con, anche se di prestigio, ma una sola vittoria. Quindi niente, bene così. La prima edizione priva del cavalier Elio Zanatta. Learco Tasca ha preso la conduzione del Veloce Club Gianfranco, del Velo Club Gianfranco Bianchin, 43esima edizione. Se c'era apprensione, timore nella fase organizzativa, adesso che tutto si è concluso nel migliore dei modi, quali sono le sensazioni, Learco? Beh, le sensazioni sono buone, cioè vuol dire che sono arrivato dove dovevo arrivare, grazie a un gruppo di collaboratori, gente che ha voglia di lavorare per il ciclismo. Oggi è stata una giornata meravigliosa sia da quanto riguarda come numero di partenti. Abbiamo cercato di fare qualcosa di nuovo come palco e transene, mi pare che sia andato bene. Comunque il percorso che ho fatto, il percorso, ho visto che c'era tanta gente per le strade, posso dire che sono tranquillo, veramente rilassato. Grazie a tutti, a gente che mi ha dato una mano sia sulle strade, a tutta la carovana, perché è stata una giornata bellissima per il ciclismo. Io sono contento, grazie di tutto. Ai collaboratori e a tutta la gente che lavora per il ciclismo. Grazie. Oro Gildo, a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Riprendiamo ancora in diretta dallo studio di teleciclismo. Allora, Rudano, c'era una comunicazione da fare? Sì, una gara per allievi si correrà domenica prossima, domenica 23, a Cadoniga, nel Padovano. Manifestazione imperniata nel primo memorial Gianni Barbato. La gara è presso la trattoria da Gambaro. E invece Chiara ha un interrogativo per i nostri ospiti, una domanda. Sì, una mia curiosità, volevo sapere quanti ragazzi, avvicinandosi prima alla mountain bike, poi passano magari o all'enduro o al cross, o quanti invece alla pista, o quanti rimangono invece affezionati alla mountain bike? Se posso rispondere, certo. Sicuramente il salto di qualità lo fanno tanti ragazzi con il ciclocross, anche perché la stagione della mountain bike verso novembre finisce. E finendo la stagione, naturalmente questi ragazzi hanno stimoli per continuare con il ciclocross. Ecco, questo è l'abbinamento mountain bike e ciclocross, quindi la specialità rimane sempre quella del fuoristrada. Quindi invece c'è poca correlazione tra la pista, la strada... Sì, la pista e la strada di solito si usa ai ragazzi che finiscono la stagione su strada, si preparano, diciamo, per non rimanere fermi con mountain bike e dopo col ciclocross se voglio. Però è diverso il discorso dal fuoristrada alla strada, nel caso della mountain bike sono meno, ecco questo. E invece non c'è nessuno che da piccolo inizia con la mountain bike e appena all'età che può smanettare con una moto poi passa invece ai motori? No, diversamente abbiamo esempi che dalla moto, e ne abbiamo esempi parecchi, dalla moto tornano alla mountain bike. Al ciclismo e al mountain bike. Soprattutto nella downhill, nella specialità della discesa, dove ci vuole anche, diciamo, caratteristiche simili a uno che corre nel fuoristrada con la moto. Walter Privitan invece, il maestro di mountain bike va con la bici e insegna, diciamo, i fondamentali. Cioè, non è che le dà indicazioni, diciamo, teoriche sulla carta o all'interno di un'aula? No, assolutamente. Si pratica assieme, insomma. Si pratica assieme, si esce assieme, si controlla, prima di uscire si controlla l'efficienza del mezzo, si controlla tutti i sistemi di sicurezza, casco, guanti e quant'altro, e poi si esce. Di solito, dipende il gruppo quant'è, un maestro riesce a gestire bene un 5-6
allievi, non di più. Se sono di più in un gruppo, cerchiamo di essere almeno un paio di maestri a seguire. Da quello che sto capendo, solo pratica, teoria, niente. Ma teoria, e no. Spiegare teoria, il minimo no, fondamento. No. No. La teoria è sul campo, provare, riprovare, un passaggio particolarmente tecnico, ci si sta là anche mezz'ora per capire un po' come è meglio fare, com'è l'impostazione della bici, com'è sì, la sì, posizione del peso sul, sul mezzo, come frenare, come distribuire il peso, come distribuire anche la frenata. Più avanti, più indietro, eccetera. Tutte queste non cose... si improvvisa, insomma, non si improvvisa. Ma è necessario, anzi, avere queste istruzioni. Soprattutto se allenate bene queste capacità, diciamo, coordinative in età giovanile, poi riusciranno a essere dei buoni bikers, sia da mountain bike, ma sia anche da strada, perché comunque queste capacità, quando vengono acquisite da bambini, poi rimangono per sempre. Giuseppe Clementi, faccio questa domanda come rappresentante di vertici della Federazione Ciclistica Italiana in qualità di componente della Commissione. Ma la Federazione promuove o solo promuove i corsi di perfezionamento per i maestri o sono le società che di moto proprio, di iniziativa propria, promuovono questi corsi di specializzazione? I corsi sono organizzati dalla Federazione Ciclistica. Sono gli equivalenti dei corsi di tiro sportivo, ci sono i corsi per maestri mountain bike, primo e secondo livello, i relativi corsi di aggiornamento biennali previsti, perché sennò i maestri perdono proprio l'iscrizione alla tessera della federazione, vengono organizzati su richiesta delle società quando c'è un gruppo adeguato a svolgere il corso, la federazione è pienamente disponibile a organizzarli in qualsiasi posto, non c'è nessun problema, ce ne sono stati fatti un paio negli ultimi anni qui in Veneto, in Friuli, ce n'è uno prossimo in programma appena viene raggiunto il numero zona Motta Meduna di Livenza di primo livello, si sta vedendo di organizzare uno di secondo livello, pertanto la federazione non è disponibile, è ultra disponibile, i corsi sono in programma periodicamente per tutti quelli che sono interessati. È una disciplina in continua evoluzione, in continuo cambiamento, adesso siamo anche in scadenza dei mandati, ma che cosa bolle in pentola, no? Per usare un termine molto pratico, quali innovazioni sono previste, sono in corso, in fase di studio? Adesso non vorrei fare un discorso politico, ma diciamo la mountain bike è all'interno della federazione, ma ha sempre avuto la sua nicchia, diciamo nicchia non nel bene o nel male, proprio si distingue un po' perché le beghe politiche ci sta un po' fuori, diciamo. Effettivamente, noi abbiamo portato avanti i nostri programmi indipendentemente da chi ci fosse. Non è che il settore delle mountain bike è un po', mi passi il termine, una federazione nella federazione? No, si potrebbe anche poi pensarlo. Anche Luciano vorrei sentire l'occhio su questo. Si potrebbe anche pensare, non vogliamo esserlo. Forse si sono accorti di noi 15 giorni fa, quando è arrivata una medaglia olimpica, qualcuno si è accorto di noi, si è accorto la settimana dopo quando sono arrivate una medaglia d'oro in staffetta, quando è arrivata un'altra medaglia di bronzo sull'Under 23, allora si sono accorti un po' più di noi, però noi abbiamo sempre continuato a lavorare anche prima, i nostri risultati li abbiamo sempre ottenuti, il nostro movimento è sempre cresciuto indipendentemente di chi ci fosse ai vertici, pertanto noi ci stiamo, chiediamo di esserci e lavoriamo indipendentemente dal resto. No? Prima di vedere l'ultima parte dei nostri contributi, su questo interrogativo anche Luciano Martellozzo. Sì, io taglio subito la testa al toro, chi mi conosce sa come parlo. Allora, parliamo del Veneto, il comitato, in questo caso la Fede del Ciclismo Veneto, ha perso tutta quella fetta amatoriale della strada. Gli amatori su strada sono stati completamente tolti da quello che è il calendario. La federazione, che sono tutte persone colte e una certa cultura, hanno capito bene che la mountain bike è un punto fondamentale, perché chi paga oggi non sono i dilettanti, i juniors, ma le piccole entrate vengono tutte dalla mountain bike e dal fuoristrada, il movimento amatoriale. Quello che su strada, nella regione Veneto, possiamo dire, esiste molto poco. Ho capito.
risposta concisa ma che ha colpito il segno, il senso, insomma ha dato il senso della situazione come si sta vivendo. Adesso, Chiara, vediamo l'ultima parte dei nostri contributi. L'ultimo contributo è il nostro ciclo TG. Trasferta positiva in Emilia-Romagna e precisamente a Ponte delle Abadesse per il gruppo padovano della Work Service, gruppo sportivo Brenta del presidente Levorato, guidato da Marco Gemin. La formazione juniores si è ben distinta nel Gran Premio Medri Casalinghi, organizzato dalla polisportiva Pedale Riminese, che presentava un tracciato alquanto difficile con una salita inserita nel circuito finale di 8 km da ripetersi per 5 volte. I chilometri complessivi erano 110. Dopo un grande e corale lavoro di squadra a tre giri dalla conclusione, quando mancavano 24 km all'arrivo, forzava i tempi Riccardo Donato, Work Service, e con lui restava pure Antonio Gabriele Vigilante, portacolori della Sidermec Fratelli Vitali. L'azione ficcante dell'ex tricolore Donato, in procinto di schierarsi con la maglia azzurra ai prossimi mondiali di categoria in Olanda, ben spalleggiato peraltro da Vigilante, faceva esplodere letteralmente il gruppo che alle spalle si frantumava in tanti gruppettini. La coppia Vigilante Donato procedeva così per un'intera tornata di 8 km, mentre gli inseguitori cercavano di recuperare una situazione ancora rimediabile. Poi, a 16 km dal traguardo di Ponte delle Abadesse, la solita azione da manuale dell'atleta padovano di Arqua Petrarca, che si involava da solo, staccando Vigilante, che verrà poi ripreso dai primi inseguitori, ed iniziava come 7 giorni prima in quel di Provezze una straordinaria cavalcata solitaria verso la conquista del Gran Premio Medri Casalinghi. Donato, cresciuto attraverso due corse a tappe come l'Atletico Veneto ed il Lunigiana, ma soprattutto gestito con cognizione di causa dall'intero staff della Work Service Gruppo Sportivo Brenta, si presenta a pochi giorni dalla prova iridata in grande condizione, come d'altronde anche l'altra pedina azzurra, Azzurro, andato a vincere a Quinzano di Sumirago in provincia di Varese. Intanto Riccardo Donato sta pedalando verso il sesto centro stagionale e con il Friuli, il titolo Veneto, l'internazionale di Sovilla e l'europeo in pista in coppia con Alban stanno salendo le quotazioni del talento padovano cresciuto nel vivaio dell'Unione Ciclistica Milano. Alle spalle di Donato, Gamberini, Alban, Vigilante, Gualtieri, Ippolito, Beghetto, San Paoli, Tezza e Velasco. Androtti Auto Tecnoplast organizza per domenica 23 di settembre, con partenza alle ore 14.30, il terzo piccolo giro della provincia di Rovigo riservato ai corridori juniores. La gara sulla distanza di 118 km si svolgerà per buona parte in linea per entrare poi nel finale in un circuito da ripetersi per 3 volte. Interamente pianeggiante il tracciato. Le immagini si riferiscono alla scorsa edizione dove si era imposto Simone Oselin della FDP sul compagno di squadra De Mori. Ritrovo, luogo di partenza e d'arrivo a Villa Dose in provincia di Rovigo. Riprendiamo ancora, eccoci qua in diretta dallo studio di Teleciclismo per l'ultima parte. C'è una puntualizzazione da fare che appunto Cristiano Petarello voleva aggiungere, no, ai nostri colloqui. Prego. Corretto. Allora, per tutto il movimento faccio presente che la manifestazione di domenica 23 a 90 di Piave è dedicata anche alla memoria del nostro amico Matteo Padoan, che esattamente 10 anni fa ci ha lasciato. In particolar modo ringraziamo la Polizia Stradale in questo caro ricordo, e salutiamo da parte di tutta la squadra del Comitato Piave Sport, nonché di tutto il movimento della mountain bike, i genitori di Matteo. Grazie. Ci teniamo anche noi a questo saluto. E torniamo a Luciano Martellozzo. Già prima abbiamo detto, insomma, no, che questa disciplina è in continuo fermento, in continuo sviluppo, continua crescita. Per quanto riguarda complessivamente anche il numero di tesserati, no, è in aumento. Però c'è qualcosa che vorresti diverso
all'interno di questo movimento? Qualcosa che cambieresti nella specialità del Gran Fondo, del Marathon, insomma a carattere generale? Beh, io metterei, dipendesse da me, metterei sicuramente dei paletti. Innanzitutto i costi troppo elevati per le Marathon e le Gran Fondo, che stanno diventando un po' un business per molti, chiamiamoli ormai, di persone che lavorano all'interno. Marathon e Gran Fondo si distinguono per la lunghezza del percorso. Ecco, io metterei una tassa limite, quindi 15 euro, tanto per fare un esempio, un tetto massimo, lascerei i famosi gadget, i cappellini e le magliette e quant'altro, metterei 15 euro di tetto massimo per le Gran Fondo e investirei di tassa più di sui giovani. Sì. Mentre ora le tasse di iscrizione per le Gran Fondo e Marathon variano, minimo dai 25 si va fino ai 40-50 euro. E questo è un po' un business che all'interno di una società che organizza, un buon organizzatore alla fine può avere degli utili, mentre nel cross country questo non succede, non è mai successo, e io posso assicurare che uno che organizza una manifestazione di cross country arriva alla fine che è sicuramente preso per il gancio, preso per il collo, perché, torno a ripetere, gli agonisti non pagano, montepremi in denaro, un centinaio di premiazioni dove abbiamo 14, 15, 16 categorie da premiare, questo è un segnale che il cross country va avanti proprio per queste attitudini. Quindi dove... all'interno delle note esplicative dei regolamenti della federazione per quanto riguarda la specialità, è inserito anche questa, diciamo, questa postilla, usiamo sto termine, relativa ai costi. Non è ancora ben chiara questa, Beppe può... All'interno del regolamento nazionale sono previsti dei tetti massimi per le quote di iscrizioni, poi c'è un giochetto semplice, la quota di iscrizione è massimo 20 euro e sono i 20 euro, loro giocano con i gadget. Ah, ho capito. Danno i gadget e la quota di iscrizione diventa 30-35. Perché c'è il gadget, c'è il pacco dono, c'è questa cosa qua. Esatto. Ah, allora la quota rimane 20 e loro ci giocano con il resto. Questo è il meccanismo. Cosa qua bisognerebbe quindi regolamentarla in maniera diversa. È così? Sicuramente se uno vuole il pacco gara è ben libero di acquistarlo, magari a prezzi modici, ma il tetto massimo deve essere una cifra uguale per tutti. E però notiamo bene che il movimento giovanile, aggiungerei di più, a tutti coloro che organizzano una gara Gran Fondo Marathon aggiungerei il finale una gara promozionale quasi d'obbligo, e qui dovrei chiamare in campo anche la federazione, dare magari un contributo alla società che organizza la Gran Fondo investendo pure su una manifestazione promozionale giovanile. Ormai stiamo finendo, ritorniamo al trofeo d'autunno, non abbiamo detto quando termina, qual è la località e cosa è previsto per la conclusione. Presumo che ci sarà un grande cerimoniale. Sì, sarà un grande cerimoniale. Colgo l'occasione per ringraziare l'FPT Industrie. L'ultima prova si svolgerà la prima domenica di novembre a Rotanova di Cavazzare e il sabato successivo una kermesse in Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, grazie sempre alla collaborazione dell'FPT Industrie di Santa Maria di Sala. Bene, detto questo, completiamo così questa nostra puntata, grazie agli ospiti che sono stati con noi, che ci hanno parlato di una bellissima specialità che è il mountain bike. Chiara, come sempre, salutiamo anche chi ci segue. I nostri telespettatori da casa, e rinnovo l'appuntamento per il prossimo mercoledì, sarete stessa ora. Ringrazio anch'io personalmente i nostri ospiti qui in studio, grazie di essere stati con noi. Ciao Roldano, ciao Mario. Buona serata a tutti, arrivederci, a presto. Aspettò, picco!